Buongiorno signori miei, meno tre, mancano solo tre giorni al primo voto di lunedì per eleggere il nuovo capo dello Stato. Nelle giornate frenetiche fra i palazzi romani, i leader dei partiti si lanciano come trapezisti circensi da un incontro all'altro. Manovre spericolate, si rivedono Conte e Salvini dopo quel duello rusticano dell'agosto 2019, lo ricordate, vero? Fanno grandi piroette in aria, ma le fanno perché sanno che, come trapezisti del circo, di avere sotto una rete di protezione molto solida, pronta a salvarli. Questa rete si chiama Mario Draghi. La scelta che nessuno al momento vorrebbe fare, ma che tutti alla fine potrebbero votare. Ma la sensazione è che per molti l'orizzonte sia già oltre il colle del Quirinale e riguardi il futuro del governo. Draghi finora ha tenuto assieme quello che assieme non può stare: Renzi con Conte, Salvini con Speranza, e questo più di ogni altro è il motivo perché lo vogliono tenere inchiodato a Palazzo Chigi. Ma visto che il Premier non può recitare tutte le parti in commedia, una soluzione per il governo naturalmente andrà trovata. Il problema è che non è affatto detto che ci sia. Insomma, dopo un incastro molto complicato, la possibile soluzione di un problema rischia ancora di aprirne uno più grande. Riusciranno i nostri eroi a compiere l'impresa? Una cosa è certa: inizia l'ultimo fine settimana disponibile per piroette e volteggi. Da lunedì si toglie la rete di protezione e allora o si atterra o ci si schianta. Sigla. Gli auguri più intensi per l'attività che il Consiglio svolgerà nei prossimi mesi con la presidenza del nuovo capo dello Stato. Sul tema Quirinale l'unica cosa che vi posso dire è che sto proseguendo gli incontri. Non si parla di nomi, ma piuttosto di schemi politici. Di spostare l'asse delle coalizioni verso il centro. Il centrodestra ragionerà e voterà compatto. Vertice di centrodestra deve essere ancora convocato. Inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. È la preoccupazione che abbiamo tutti. Dobbiamo individuare un accordo per un nome invece condiviso. È una roba per me incredibilmente inaccettabile. Aspettiamo che chi deve sciolga tutte le sue riserve. Il ruolo di Berlusconi è e sarà fondamentale. E quindi ha tentato un assalto al colle. Era troppo impegnato a mettere gli italiani gli uni contro gli altri per occuparsi di cose serie. Il Presidente della Repubblica viene fuori nelle ultime ore. Prendetela comoda, perché è lunga. Allora, c'è con me in studio l'uomo del fantacolle, quindi stamattina mi farà ipotesi fantasmagoriche. Antonio Polito col suo fantacolle sul Corriere della Sera. Buongiorno, ben trovato. Ciao. Antonio, tra gli incontri strani, i volteggi, le capriole di cui parlavo, stamattina finalmente incontro Letta Renzi, da pochissimo a Palazzo Giustiniani. Ludovica sa tutto ormai perché gira tra i palazzi giorno e notte. Ludo, che hai capito di questo incontro? Raccontami un po'. Sì, Mirta, questa mattina alla buon'ora, ormai questo è il mood con cui Enrico Letta approccia questi incontri, mercoledì con Giuseppe Conte, questa mattina con Matteo Renzi, alla buon'ora per dribblare i cronisti, ma c'eravamo, si è recato a Palazzo Giustiniani per incontrare Matteo Renzi, e questo è, diciamo, il secondo incontro forse più strano delle ultime 48 ore. Perché gioca in trasferta Letta in questi giorni, va a casa di Conte, quello, va a Palazzo Giustiniani. Gioca in trasferta, di prima, esatto. Di prima mattina e in trasferta. Ti dicevo, è il secondo incontro più strano perché segue quello di Conte Salvini, nel senso che nelle ultime 48 ore si stanno incontrando non gli alleati ma quelli che sono nemici più o meno storici. E se tra Conte e Salvini in realtà il dialogo, da quello che ci risulta, era ripartito già nell'ultima settimana anche con contatti telefonici, quindi l'incontro vis-à-vis era stato, diciamo, la ciliegina sulla torta di questo riavvicinamento, mentre tra Enrico Letta e Matteo Renzi è stata proprio, diciamo, una prima volta questo rincontrarsi. Quindi la politica torna a parlarsi anche nella forma più strana, appunto quella dei nemici. Nel frattempo mi vedi davanti Montecitorio, vicino a Palazzo Chigi, perché questa è una mattinata importante anche per il presidente Draghi, perché ci sarà un Consiglio dei Ministri, potrebbe essere l'ultimo, chi lo sa.
e in un Consiglio dei Ministri che è anche importante perché in cabina di regia si è affrontato il tema del caro bollette, un tema molto appunto molto caldo che Matteo Salvini si è intestato in questi giorni, ma ora tocca anche al DPCM sulle nuove regole del Green Pass e anche a quello che qui già è stato definito il decreto drive-in. Cosa significa decreto drive-in? Significa le regole che vanno prese e stabilite per far votare anche dopo i positivi il drive-in di Montecitorio nei giorni delle elezioni al Colle. Esatto. Quello ti stavo appunto per dirti che tra un po' io ti porto dall'altro lato di Montecitorio perché stanno già allestendo questo drive-in e quindi andiamo a vedere come potranno votare anche questi, questi grandi elettori positivi. Tu se becchi naturalmente personaggi del mondo politico, scoiattoli, l'evangelista per esempio, perché questi grillini, nonostante come si chiama, Renzi continui a dire che sono tremendi, lui non vuole vedere bene, continuano ad entrare in Italia Viva. Ieri un'altra. La evangelista, senatrice evangelista, quindi sono a 45 ormai i parlamentari di Renzi che lui muoverà con grande maestria, immaginiamo, in questa battaglia quirinalizia. Tra l'altro arriva qui a mezzogiorno, quindi oggi lo torchiamo su quello che si è detto con Enrico Letta. Vedo collegata con noi già Maria Giovanna Maglie, stanno arrivando molti altri ospiti, però parto buongiorno. Ovviamente da ciao Maria Giovanna, da Antonio Polito, perché voglio capire lui. Che idea si è fatto? Cioè, a che punto siamo? Berlusconi, quando fa una mossa, stamattina mi pare che si cominci a dire che Berlusconi si tira indietro, insomma, anche dal suo entourage, o no? Ma ci aspettiamo tutti da più di qualche giorno che questo sia l'esito. D'altra parte, se a parte la verifica dei numeri è una cosa un po' singolare, perché i numeri sono come il budino, si vedono solo quando si mangia, nel senso... che si vedranno quando si vota, ma ammesso che si potesse fare una verifica dei numeri, se fosse finita bene saremmo già al vertice del centrodestra, saremmo già all'annuncio, alla conferma della candidatura, quindi tutti diamo abbastanza per scontato ormai che Berlusconi indicherà invece un'altra soluzione, un'altra possibilità. Cioè a questo punto la partita è quella di evitare che il boccino in mano ce l'abbia Salvini o Meloni, vuole essere lui il kingmaker. Quello può essere il gioco interno al centrodestra, però ti posso dire, mi interessa fino a un certo punto, nel senso che io ci terrei che il centrodestra fosse protagonista della scelta del nuovo capo dello Stato, perché deve essere bipartisan, perché il centrodestra ha anche, diciamo così, i numeri parlamentari anche se lievemente maggiori rispetto al centro-sinistra, perché maggioranza nei sondaggi nel paese, insomma non sarebbe affatto male che lo indicasse il centrodestra, un nome che possa essere accolto anche dagli altri. Due nomi che stanno circolando oggi, Pera e Casini, due ex presidenti peraltro, due rami del Parlamento, ti convincono? Allora, a me pare che la situazione sia più o meno questa, ci sono due finalisti insomma, uno è Draghi e l'altro è Casini, questa è la mia opinione. Perché Draghi... siamo già alla finale. Beh sì, perché... E dico, ragazzi, strategico, ma... politico, perché a me pare che c'è ancora un sacco di nomi. Lunedì si vota, eh? Lo so. Sì, perché dico questo? Perché Draghi è quello che ovviamente rende più facile un accordo di maggioranza, nel senso che già se lo sono tutti tenuto come Presidente del Consiglio, quindi vuol dire che si fidano più o meno di lui, no? Abbastanza da non dire, ah, tu sei dell'altra parte, tu mi sei la mia sconfitta, ecco. Anche se Draghi si porta appresso il problema che governo. Contemporaneamente bisogna certo. fare anche un accordo per il governo, quindi è un po' più complesso. Se non volessero andare su Draghi, cosa che nel gruppo dei 5 Stelle, nella Lega, perfino nel PD c'è una corrente no. parlamentare, come no. non tanti leader, ma i parlamentari che hanno paura che poi dopo il governo cade si va alle elezioni, allora di tutti quelli che circolano, quello più trasversale possibile oggettivamente papabile. È Casini. Perché Casini viene dal centrodestra ma non è di centrodestra, è stato eletto col centrosinistra ma non è di centrosinistra, è l'unico che puoi dire è un pareggio, nessuno di noi perde, ecco perché io dico Casini e so anche che tutti quelli che non vorrebbero Draghi stanno confluendo su Casini. Ma Forza Italia lo voterebbe? Ma allora, Berlusconi difficilmente secondo me indicherebbe Casini, secondo me Berlusconi non indicherebbe nessuno che non fosse Draghi, perché è comunque una diminuzione rispetto alla sua candidatura, no? Però accettarlo, cioè, l'unica sì. L'unica uscita possibile per Berlusconi senza avere uno scorno, come si dice a Napoli, è Draghi, dici tu. Ma io, se fossi Berlusconi, direi
ho raccolto una quantità enorme di consensi, centinaia di parlamentari sono pronti a votarmi, però capisco che, non so, Draghi, perché Draghi è a livello, si può mettere a livello di Draghi, no? O Draghi a livello... Ma poi c'è un altro tema su Draghi, adesso arrivo a Maria Giovanna, ovviamente scusatemi la voce, ma che vi devo dire, non ne esco. L'altra cosa è che, come dice oggi Renzi in intervista, se arriva Draghi alla votazione non si può permettere il lusso di fregarlo, perché a quel punto lì perdi governo e Presidente della Repubblica in un sol colpo. Non credo che l'Italia possa permettersi. Io questo. Io ho la sensazione che Draghi in ogni caso non verrebbe messo al voto nelle prime tre votazioni, perché è evidente che ci sarà un numero consistente di franchi alla tiratori. Alla quarta con i 505 sarebbe più fattibile. Dopo vediamo anche un po' le regole, così vi spiego tutto in vista di lunedì. Però scusatemi, vediamoci la giornata di ieri, che però è quella che ci porta ad oggi, anche questo ultimo, possibile ultimo CDM di Draghi. E poi sento Maria Giovanna, e poi ho visto che è già arrivato un ospite che conosce Berlusconi molto bene, tra pochissimo. Di Draghi credo stia prendendo quota quotidianamente per tutto, credo forse possiamo escludere come dire Soglio Pontificio. Palazzo Chigi si prepara al Consiglio dei Ministri sul caro energia, ma sarà questo l'ultimo CDM presieduto da Mario Draghi? Non lo so, io spero che non sia l'ultimo Consiglio dei Ministri di questa legislatura, ma perché abbiamo 102 obiettivi del PNRR da rispettare nel 2022. Beh, questo non lo so. Ci deve essere una scelta che non vada a impattare sulla tenuta del governo. Ma ormai ci siamo, lunedì i grandi elettori inizieranno con le votazioni, anche se al momento le trattative fra le forze politiche sembrano in salita. Se Mario Draghi si avvicina al Colle, Berlusconi se ne allontana, scioglierà la riserva con i suoi alleati nelle ultime ore prima dell'inizio del voto. Il vertice di centrodestra deve essere ancora convocato, per me, per come la vedo io, è ovviamente... inevitabile che si svolga prima della fine della settimana. Il ruolo di Berlusconi è e sarà fondamentale. Ci sono ottimi riscontri, sono assolutamente ed estremamente fiducioso. Berlusconi, vi aspettate che sciolga? Vi aspettate che sciolga la... Sui palazzi cala la notte, ma i leader dei partiti continuano, al riparo dalle telecamere, ad incontrarsi per uscire dall'impasse. E il faccia a faccia segreto fra Conte e Salvini è il più importante della giornata, alla ricerca di un nome condiviso che non sia quello di Mario Draghi. I microfoni sono tutti sotto la casa dell'ex premier. C'è la consapevolezza di dover allargare lo spettro del confronto, perché abbiamo bisogno di un presidente autorevole. Il presidente della Repubblica viene fuori le ultime ore. Rilassatevi. A che votazione? Giovedì 27. Allora, facciamo due conti, perché dice Renzi che viene fuori il 27. Il presidente della Repubblica ha un po' questa previsione che fa sostanzialmente... Eh sì. 24, 25, 26. 27 le prime tre la votazioni, quarta. 27 la quarta. Cara Maria Giovanna, eccoci qua. Allora, è già arrivato, lo volevo presentare però, perché è molto tempo che non lo vedevamo, è già arrivato Roberto Formigoni, che abbiamo chiesto oggi di essere con noi. Roberto Formigoni, che sapete è una fase un po' particolare, direi, della sua vita, nel senso che sta scontando una pena ed è a casa. Detto questo però, perché insomma lui è domiciliari per una pena di 5 anni e 10 mesi per corruzione, ha trascorso 5 mesi in carcere, ma noi non ci occupiamo per niente di questo oggi, non vogliamo fare processi televisivi né ora né mai, e invece troviamo molto interessante la sua presenza, perché Formigoni ha conosciuto molto bene il Berlusconi, mi verrebbe da dire regnante, imperante, e poi conosce anche molto bene molti dei candidati che vengono citati in queste ore, quindi insomma dall'esterno la sua opinione mi interessa. Però prima Maria Giovanna e poi arrivo da lei. Formigoni, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Allora, io mentre ritengo le ricostruzioni tutte affidabili, anche perché si dice tutto il contrario di tutto sui giornali oggi, il che dimostra che sono quasi tutti retroscena, frutto, diciamo così, di deduzioni e intuizioni, perché quando c'è ancora tutto è una tombola ancora. E detto questo, a me dispiace, pur io conoscendolo superficialmente se non pubblicamente, che di
che di Silvio Berlusconi ogni volta, tutti, senza nessuno escluso, si dipinga un quadro per cui lui è convinto che dopo di lui il diluvio, anche se ormai sono 2 anni che si era praticamente messo un po' da parte, e che se non riesce a esserlo lui, allora devono morire tutti oppure bisogna scegliere qualcuno alla sua altezza. Io mi auguro che il presidente Silvio Berlusconi, che è stato uno statista di grande successo, certamente l'Italia in cui governava lui come premier stava messa meglio di come si è messa oggi, beh, io mi auguro che abbia invece uno scatto per il quale, naturale, per il quale quel che decide il centrodestra lo decide insieme a lui e lui insieme a loro. In questo senso dico che per quanto riguarda l'indicazione di Draghi, il centrodestra, a partire dalla Meloni, che per un certo periodo ha avuto un'idea diversa, è compatto nel tentare di cercare con la forza dei numeri e degli incontri qualcuno alternativo a Draghi, che non è Berlusconi, non sarà Berlusconi, ma ricordo anche che Berlusconi la candidatura l'ha sempre ufficialmente subita, non presentata, che non sarà Berlusconi, ma ci capito, sono Maria persone Giova, però tra di noi non ce la possiamo dire qui, ma ha telefonato a mezzo mondo. No, ma Mirta, lo dico dal punto di vista formale, Senso che lui, dalla sua voce, o direttamente da lui, e questo aiuta a uscirne disinvoltamente, questo voglio dire. Lui non ha mai sciolto la riserva in positivo e in negativo ufficialmente. Detto questo, fa bene il centrodestra con gli incontri con i 5 Stelle, che non sono d'accordo tutti su Draghi, con gli incontri, con la consapevolezza che un pezzo di PD Draghi non lo vorrebbe, insomma, e con la possibilità di Renzi di fare delle scelte, l'ha detto, diverse, in caso che non sia Berlusconi, di fare scelte anche favorevoli al centrodestra. Cioè, allora, perché tutta questa scena che sto facendo? Per dire che a me la partita sembra più aperta e incerta di quanto non raccontino oggi i giornali. Ecco. Allora, molto interessante. Nel frattempo devo arrivare da Formigoni e poi devo dire al mio amico Antonio Polito che in effetti abbiamo ritrovato una cosina in cui lui c'entra, perché è un testimone oculare, che ci dice che Berlusconi, come dire, accarezzava questo sogno da un bel po' di tempo. Abbiamo trovato un 2014, sì. Tu nello studio di Vespa con Berlusconi, sentiamo un attimo. Non penso che si possa andare all'elezione di una personalità che sia ostile in partenza, contraria a una delle parti in causa. Quindi una persona equilibrata, di buon senso, che abbia nel suo passato segni precisi di riguardo e di equilibrio nei confronti di tutte le parti in causa, mi sembra che sarebbe la persona più adatta. Un Berlusconi, per esempio. Giusto, un a caso, per esempio. Farebbe certamente l'unità del Parlamento. Io però ho la profonda convinzione che sarei il miglior presidente possibile, non ho dubbi che della ce Repubblica, l'abbia. Ma naturalmente non se ne parla neppure. Però uno come me. Uno come me, hai capito? Non era lo studio, in realtà era il libro, ma è uguale, insomma, il libro di Vespa. Sì. Quindi, sì, insomma, lui se la immaginava questa cosa in qualche modo. Vabbè, io voglio dire, è anche legittimo. Berlusconi è stato senza dubbio il leader politico più importante della Seconda Repubblica. Se ci ha provato Prodi a diventare capo dello Stato, però magliele incolse, diciamo. Magliele incolse, ci può provare anche Berlusconi, anzi, meglio che non ci prova, se no magliele incoglie pure lui, secondo me. Per cui questa è poi la ragione vera per cui credo che andranno verso un'altra candidatura. Quello che resta, che è importante, io lo ribadisco perché sembra una cosa di pro forma, ma invece è importante, è che il capo dello Stato non deve essere scelto, diciamo, in maniera tale che si possa sospettare che sia ostile a una delle due parti o a una delle molte parti ormai in gioco. E siccome per una serie di circostanze veramente casuali, in tutta la Seconda Repubblica il centrodestra si è sempre trovato in minoranza quando si votava per il capo dello Stato. È giusta questa cosa. Questa insistenza di dire uno di noi non è, diciamo così, marchiato in partenza, non è vera. Dopodiché bisogna trovare i numeri. Cioè, potrebbe essere una normalizzazione, diciamo, di quel rapporto destra-sinistra essere, che in questo paese tra non è mai accaduto. Io ti ricordo, scusami, che 7 anni fa, quando con la candidatura quando poi venne meno la candidatura di Prodi, in realtà su Marini, nella prima votazione, confluì certo anche il centrodestra, votarono insieme centrodestra e centrosinistra. Quindi più di 7 anni fa, perché era quando poi si furono costretti a richiamare Napolitano. Sì, scusami, no, non invece quella ultima, la precedente. Era Bersani segretario. 9 anni fa.
9 anni fa. E diciamo, tutto sommato, anche con Mattarella un tentativo fu fatto, perché c'era il patto del Nazareno, poi purtroppo fallì e poi... A proposito di cose del passato che ritornano, ma Giuliano Amato è fuori gioco, perché in fondo... Ma poi Renzi arrivò a Mattarella, ma lì l'accordo era trovato Giuliano Amato l'altro giro. Allora, cominciamo a dire che il 28 Giuliano Amato diventa presidente della Consulta, della Corte Costituzionale, e il 27 si fa probabilmente il capo dello Stato. No, non è fuori gioco, però, a mio modo di vedere, è più difficile da votare per i partiti populisti, tra virgolette, per accettare i leghisti. Accettare un nome come Amato, chiaro. Per i 5 Stelle. Allora, Formigoni, arrivo da lei, certo, le no. Faccio una domanda al volo, perché poi nel frattempo devo anche andare a parlare con Francesco Duva, perché vedo che c'ha freddo. Francesco Duva sta davanti a un luogo della Camera abbastanza interessante, perché noi vedremo cose incredibili a sto giro, vedremo pure il drive-in per votare il Presidente della Repubblica. Comunque, Formigoni, però una domanda al volo gliela devo fare subito. Lei che conosce così bene Berlusconi, che l'ha visto appunto in periodi in cui Berlusconi era davvero potentissimo, cosa consiglierebbe oggi a Berlusconi? Insomma, di sfilarsi rapidamente, di fare il nome di Draghi, cioè per evitare appunto che poi questa cosa lo trascini un po' nella polvere, no? Cosa gli consiglierebbe? Ma io credo che Berlusconi sia ancora convinto di poter essere il migliore Presidente della Repubblica. Quindi nel fondo del suo animo, fino all'ultimissimo istante, questa ambizione la coltiverà. Però è anche intelligente da capire che rarissimamente questa condizione potrà realizzarsi. Per cui sta pensando una via alternativa che, a mio modesto avviso, non può che essere l'indicazione di un grande nome. Quindi io credo che Berlusconi potrebbe trarsi fuori dall'impaccio di non avere il voto di tutto il Parlamento e di essere eletto Presidente della Repubblica solo indicando, a mio avviso, uno di questi due nomi: o Draghi o Mattarella. Esatto. O Draghi, perché è certamente l'uomo che in questo momento è il protagonista dell'Italia nel mondo. Io poi, se potrò, tornerò su questo argomento. Draghi rappresenta l'Italia nel mondo. Stiamo attenti a rinunciare a Draghi Presidente del Consiglio, perché potremmo averne delle conseguenze. L'altro è Mattarella, è per dire: io ho avuto fiducia in un Presidente della Repubblica che è stato eletto contro il mio parere, perché non ero d'accordo, ma da uomo pragmatico e idealista quale sono, ho apprezzato tante delle cose buone che Mattarella ha fatto e mi sento di riproporlo nonostante il suo no, perché sono convinto che se a Mattarella chiedessero in tanti di tornare a fare il Presidente della Repubblica, beh, qualche problemino glielo mettiamo. Cioè, insomma, lei dice alla fine, la verità è che lo status quo, forse ci sta pensando. Lo status quo ci garantirebbe più di ogni altra cosa. Draghi che rimane al suo posto, in questo caso sì. In questo caso sì, ci garantirebbe. Secondo me migliore, lì potrebbe esserci problema della Meloni, però, perché io penso che Draghi, per fare una cosa del genere, Mattarella, pardon, dovrebbe veramente essere chiamato da tutti con grande proprio entusiasmo. Se qualcuno fa dei distinguo, come per esempio pare lo farebbe Meloni. Ma guardi, sono convinto che il binomio Draghi-Meloni potrebbe essere, il binomio Draghi-Mattarella potrebbe essere anche appoggiato dalla Meloni, perché allora, nell'ipotesi che Draghi lo si lasci dove sta e sta benissimo, chi si elegge dall'altra parte? Allora, scusatemi, adesso c'è Francesco Duva, qui devo fare un po' di domande tecniche su come si voterà, perché si sta occupando di questo in queste ore, però a questo punto, da esponente importante dei 5 Stelle, gli chiedo anche che votereste con... Cioè, cos'è più semplice per voi? Votare Mattarella bis, come avete peraltro detto in una certa fase, e invece Draghi per voi sarebbe complicato, spaccherebbe il partito, quello che diceva prima Antonio, insomma, c'è dentro il Parlamento una corrente antidraghiana abbastanza potente, al di là di quello che decidono i leader. Ah, dottoressa, intanto buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Buongiorno. Come Movimento 5 Stelle ovviamente c'è una discussione continua, sappiamo che siamo una forza politica abbastanza variegata, quindi ci sono diverse sensibilità ed è chiaro che quindi serve una discussione importante per poter essere compatti, e la cosa importante sarà proprio quella che il Movimento 5 Stelle resti compatto per le votazioni del Presidente della Repubblica. Ci stiamo impegnando tanto, ieri abbiamo avuto un'assemblea di gruppo Camera, probabilmente ci saranno altre assemblee con tutti i grandi elettori insieme al Presidente Giuseppe Conte, proprio per fare in modo di limare quelle posizioni che possono essere un po' fuori rispetto a quelle di core. Mm.
Allora, mi spieghi un'altra cosa invece tu, qua mi devi spiegare bene, allora, non c'è più il catafalco che già per noi è un lutto, perché quella roba, quella liturgia del catafalco era una cosa straordinaria, invece adesso sarà tutto molto meno scenografico, e in più lì dove sta lei adesso, se ho capito bene, farete il drive-in per votare il Presidente della Repubblica, cose mai viste, me lo fa vedere? Sì. Sì, sì, sarà tutto. Purtroppo cos'è? Non possiamo entrare, possiamo far vedere soltanto da fuori per motivi. Qua sono matti, due, mi scusi, ma nel mio studio sono camera. Matti, ma hanno messo la musica dei drive-in la trasmissione. Lasciamo perdere, quello è così serio, Duva. Ci faccia vedere il drive-in. Poi al massimo il drive-thru. Io ero molto piccola, per quella trasmissione troppo piccolo. Io mamma non glielo faceva però vedere, giustamente. Effettivamente. No, me lo facevo vedere, infatti. No, dunque, l'idea è questa qua, è il parcheggio della Camera, quindi è sempre sede della Camera dei Deputati, quindi possiamo garantire ovviamente l'immunità di sede, la sicurezza e la contemporaneità del voto. Ma non si può aprire quel cancello che vorrei vedere? Perché il voto non si è per differita, quindi... No, non si può, però diciamo che in questo momento c'è un cantiere aperto. C'è il cantiere, quindi quello che possiamo vedere è che ci sono gli operai che stanno lavorando per montare quelli che stanno i gazebbe. Quindi mi spieghi bene come succede. Il positivo arriva in macchina, entra nel garage. Positivo arriva in... Allora, stiamo aspettando ovviamente che il governo faccia la sua parte, perché c'è una parte che compete la Camera, quindi sono qui a parlare per quella, e poi c'è la parte del governo che deve permettere al parlamentare positivo comunque di poter uscire al proprio domicilio e raggiungere con mezzo proprio il parcheggio della Camera, che attraverso il drive-in permetterà al parlamentare quindi di esprimere il suo voto per il Presidente della Repubblica. Questa è una cosa molto importante. Devo dire che i positivi ormai sono di meno rispetto a qualche settimana fa. Quando è iniziato a montare questa necessità, i positivi erano molti di più subito dopo le feste. Al momento abbiamo circa poco più di una dozzina alla Camera, non ho i numeri del Senato, ma insomma ci aspettiamo che siano la metà, sempre per una questione statistica, visto che i senatori sono la metà, quindi ci aspettiamo ovviamente che il numero sia abbastanza basso. Però anche per questi qui è una questione di diritto ed è importante che queste persone possano esprimere la propria preferenza. L'idea quindi è quella di permettere ai parlamentari di raggiungere il parcheggio con mezzo proprio, arrivare e poter votare. Chiaramente ci saranno qui due segretari di presidenza, quindi sono membri dell'ufficio di presidenza, miei colleghi parlamentari, che stanno qui a verificare tutta la correttezza della procedura di voto. Benissimo. Quindi in questo modo poi sto pensando alla complicazione scheda, delle nostre dirette, queste col schede arrivano dentro, arrivano tutti. Avremo il ritorno dall'interno e avremo le telecamere all'esterno per vedere il secondo voto dei positivi. Va bene. Qui i numeri saranno più bassi, ecco. Ludovica Cielo ha un aggiornamento per me, mi pare di capire. Diciamo, i numeri qui saranno più bassi. Che hai saputo, Ludo? Sì, Mirta, perché nel frattempo il vertice del centrodestra ha ancora, diciamo, nessuna traccia, però è arrivata la notizia che i grandi elettori di Forza Italia saranno riuniti lunedì mattina. Quindi cosa vuol dire? Si arriverà a questa riunione senza essere passati per il vertice del centrodestra? Oppure no, insomma, sto cercando di capire e ti tengo aggiornata su questo, però al momento l'unica riunione fissata... Ma nel frattempo Berlusconi batterà un colpo. ...è quella dei grandi elettori di Forza Italia. Esatto, questa è la grande domanda che ci si fa qui. Allora, scusatemi, prima di dare la parola a Alessandra Ghisleri, che vedo che ci ha raggiunti, cosa di cui sono molto contento, perché sapete che Alessandra con i numeri, cioè dopo Renzi è la più grande esperta di pallottoliere che c'è in circolazione, però voglio farvi dire una cosa, perché a proposito del Berlusconi, no, che insomma per carità ha la legittima ambizione, però certamente è un personaggio che ha molto diviso l'Italia, ci è tornata in mente una di quelle scene cult, l'altro giorno vedremmo insieme lo spolveramento della seggiolina da Santoro, guardate questa scena con Lucia Annunziata. Non solo costano a tutti gli italiani che si trasportano. Ma lei dice che io non sono molto pratica. Lei adesso mi lascia parlare. Lei adesso, 102.000 lei adesso mi fa la cortesia di lasciarmi rispondere, se no mi alzo e me ne vado. Chiaro? Allora, lei mi ha fatto una domanda, mi usa la cortesia di farmi rispondere? Presidente, lei mi ha domandato per quale motivo lo sviluppo italiano non è stato così. Intanto il discorso su mi alzo e me ne vado. Perché io questo mi alzo non è accettabile. E me ne vado. Questo vede, dimostra perché lei è di sinistra. Lei pensa di decidere anche per gli altri. Allora, volevo dirle, perché l'Italia... Va bene, arrivederla signora. Se lei non mi fa parlare, la saluto. Complimenti. Lei ha illustrato bene come si comporta una persona che ha pregiudizi e che sta a sinistra.
Le posso dire una cosa, Presidente, deve avere un po' di vergogna di come si è comportata. Lei non sa trattare con i giornalisti, Presidente. Allora, no, per dire che onestamente io ho fatto vedere una spolverata della sedia. L'altro giorno abbiamo visto l'infedele. Te ne vuoi andare pure tu? Sì. Perché? Che sei di sinistra pure te. No, perché voglio dire, poi abbiamo visto una cosa con l'infedele, quella telefonata pazzesca dicendo disgustosa, vergognosa. Insomma, onestamente è un signore che lui è anche, ha diviso. Ha anche detto una volta che quelli che non votano per lui erano dei coglioni. Sempre come questo. No, è come ma no. Sì, lui è un, insomma, guardate, il problema è questo. Il bipolarismo, l'epoca del bipolarismo ha creato i leader politici, diciamo così, come li conosciamo oggi, cioè uomini di parte che tendono a conquistare la maggioranza e lo fanno contrastando nel modo più aperto e esplicito possibile. Non è che quelli che stanno dall'altra parte siano stati più gentili nei confronti di Berlusconi, insomma. Il punto vero è che la figura del capo dello Stato, disegnata in un'altra Repubblica, dove non c'erano questi leader politici, non c'era il bipolarismo, non c'era, c'era un sistema molto più, come dire, pieno di ammortizzatori, il capo dello Stato è una figura che appartiene a quella Repubblica, è stata disegnata dalla Costituzione. E andrebbe letto con quelle liturgie. Non è che andrebbe letto, lì c'è scritto nella Costituzione, la prima volta che si parla del capo dello Stato, dice il capo dello Stato rappresenta l'unità nazionale, punto. Cioè è detto con una chiarezza estrema ed è questo che secondo me rende diciamo il nome di Berlusconi non capace di raggiungere e ottenere dei consensi in Parlamento più vasti di quelli della sua parte. E per eleggere il capo dello Stato ci vuole uno che abbia consensi più vasti di quello della sua parte. Tutto allora lì. Facciamo una cosa, per capire questo ragionamento che fa giustamente Antonio, chiederei a Francesco Magnani di farci un po' di istruzioni per l'uso, perché poi ho notato Buongiorno. Anche parlando con i miei figli, che sono molto giovani e cominciano però a appassionarsi, che insomma le regole per come sono fatte, cioè, sono abbastanza complicate, quindi secondo me rimettere un po' a fuoco per tutti noi che vivremo una settimana veramente sul filo del rasoio, come funziona la votazione è importante. Guardiamo. Buongiorno, ciao Francesco. Buongiorno. Da lunedì iniziano le votazioni per l'elezione del 13° Presidente della Repubblica. Chi lo vota? I cosiddetti grandi elettori. Sono 1.009 composti dai 630 deputati, 321 senatori, che è la somma dei 315 più i senatori a vita, e 58 delegati regionali. Passiamo al cartello successivo. Per raccontare come si svolge questa elezione. Si svolge a Montecitorio, seduta comune del Parlamento. Non ci saranno questa volta i catafalchi, saranno realizzate delle urne che garantiranno comunque il segreto del voto, ma più facili da sanificare. Perché catafalco, tra l'altro, questi non ci sono da sempre, questi sono comparsi dal 92, nel 1992 con l'elezione di Scalfaro. E raccontate, ma sai che non me lo ricordo, perché è comparvero? Perché, diciamo così, il tempo che uno ci metteva a scrivere il nome veniva letto, cioè rompeva la segretezza del voto, c'erano gli spioni, cioè se uno passava era bianca, se invece uno capisci, quindi anche sì, ma ci fu un incidente anche più grave proprio in quell'occasione delle elezioni di Scalfaro, che a un certo punto alla fine del conteggio delle schede ne saltarono fuori tre in più, le ricontarono ed erano effettivamente tre in più, il che vuol dire che tre parlamentari, invece di prendere una scheda, c'era il plichetto delle schede, ne prendeva una e votava, tre parlamentari ne avevano prese due. Ovviamente questo era uno smacco, era un disonore per il Parlamento, non si poteva permettere che si ripeteva. Da quel momento la scheda viene consegnata da un commesso al singolo parlamentare, così non c'è la possibilità di fare questi giochetti. Ma vedi, addirittura la moltiplicazione delle schede era stata... Tra l'altro io ho la sensazione, scusa se è divertente questa cosa. Nel 1992. Io ho la sensazione che i catafalchi avrebbero potuto anche favorire il sistema del selfie. Cioè, oggi la gente ha i telefonini, per cui la segretezza del voto è molto a rischio.
Invece se tu non hai, diciamo, il catafalco, è più difficile fare. Pensa, io immagino il parlamentare del centrodestra che fa il selfie con la Silvio, sono qui. Vabbè, stupendo. Ok, andiamo avanti. Un inedito assoluto di queste votazioni, come si diceva, è il voto in esterna per i parlamentari positivi o entrati in contatto. Abbiamo già rievocato il drive-in. C'è qualcuno in regia che è fissato con il drive-in. Tutte le e anche volte noi siamo così fissati, Mirta. Parte la musica. Che ancora non sappiamo come sarà allestito questo seggio, di sicuro non ci sarà a Sfidanken. Ma torniamo un attimino ad essere più seri. È vero, bravo, a Sfidanken. A Sfidanken, il famoso cocker della trasmissione. Torniamo seri, come funzionano le votazioni? Il quorum nelle prime tre chiamate è di 673, vale a dire i due terzi degli aventi diritto. Lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26. A partire da giovedì 27 il quorum si abbassa con la maggioranza previsione assoluta Polito barra Renzi degli aventi diritto, 505. Allo Stato nessuna coalizione, andiamo al cartello successivo, è in grado da sola di raggiungere quel quorum. Non lo raggiunge il centrodestra, ma non lo raggiunge nemmeno il centrodestra con Italia Viva, si ferma su un filo, 497 contro la soglia dei 505. Quante elezioni ci vorranno? La I giallorossi delle invece stanno 4,18 da torniamo soli indietro. E invece sono a 4,63 sempre con Campolargo, vuol dire più Renzi sempre. Sì, diciamo la coalizione che ha sostenuto il Quindi questi Conte, 45 di Renzi sono il vero ago della bilancia, nemmeno. Se si decide di fare un'elezione, diciamo, di parte, sul filo della maggioranza. Quindi, come dice Polito, alla fine poi invece un po' di condivisione ci deve stare per forza. Anche insomma, perché lui ha fatto i conti di quelli iscritti ai gruppi, ma là dentro i franchitiratori per qualsiasi soluzione ci sono. Certo. Quindi non devi mai partire da 452, devi partire da 430, 420, no? Quindi ancora più difficile. Questo significa che potrebbero esserci tante votazioni. Il record nella storia delle elezioni del Presidente della Repubblica spetta Leone con addirittura 23 votazioni, Saragat 21, solo in due occasioni nel periodo repubblicano, Cossiga e Ciampi, si riuscì in una unica soluzione. Andiamo al cartello successivo perché è interessante ragionare che cosa succede non appena si ha la fumata bianca. Automaticamente iniziano a suonare le campane di Montecitorio che continuano nel loro tintinnare finché il Presidente della Repubblica neoeletto dalla sua residenza raggiunge il piazzale di Montecitorio. Lì riceve gli onori militari, varca la soglia di Montecitorio e nel momento in cui pronuncia il giuramento dal Gianicolo vengono sparati 21 colpi a salve del cannone. A quel punto il Presidente della Repubblica è nel pieno dei suoi poteri, esce sulla piazzale di Montecitorio, riceve nuovamente gli onori militari, questa meravigliosa macchina, sale sulla Flaminia presidenziale, si dirige prima all'altare della patria per onorare il Milite Ignoto e poi con la stessa sale per la sua prima volta da Presidente della Repubblica al Palazzo del Quirinale. Allora, grazie Francesco, in tutto questo vi faccio vedere, inaugurazione dell'anno giudiziario, Mattarella è stato inquadrato più volte, silenziosissimo, immobilissimo, mascherinatissimo e sta parlando in questo momento Marta Cartabria, eccolo qui Mattarella, lo state vedendo. E tutti oggi si aspettano un fiato ulteriore di Mattarella che potrebbe dire ancora una volta buon lavoro al prossimo presidente, quello che dice ormai dovunque va fa capire che c'è un prossimo presidente. Allora, in tutto ciò, a proposito di donne possibili presidenti, scusi Formigoni, ma ipotesi Moratti, che lei ha conosciuto molto bene da sindaco di Milano quando lei era il celeste, è una ipotesi in campo per il centrodestra? Sì, è uno dei nomi che circolano. Ci crede? È uno dei nomi che circolano, ha certamente, no, non ci credo, ma per motivi politici, non per la dignità della persona che avrebbe tutti i numeri per poterlo fare, ma per motivi politici non credo né nel nome della Moratti né nel nome del Presidente del Senato, che pure avrebbe ancora di più i numeri politici per farlo. Per trovare una convergenza ci vuole veramente che i partiti si mettano d'accordo su un nome che non viene sentito da nessuno come vincitore. La Moratti è di centrodestra dall'inizio, la Casellati è di centrodestra dall'inizio, se fosse eletta una delle due è chiaro che il centrosinistra o una parte di esso si sentirebbe sconfitto.
Quindi ritengo che questo sia un handicap che gioca contro quindi, queste due. Nella semifinale non siamo ancora arrivati. Allora, Polito ha due nomi per la semifinale, che sono, come abbiamo detto prima, per la finale, anzi, perdon, Draghi e Casini. I due nomi di Formigoni sono invece Draghi e Mattarella. I due nomi di Maria Giovanna, prima che arrivo poi alla Ghisleri, che non fa nomi ma fa previsioni attendibilissime. Guarda, molto semplicemente, non vedo per quale ragione anche da parte di Formigoni ci sia questa discriminante contro un candidato di centrodestra che prenda abbastanza voti a un certo numero delle votazioni, a un certo livello di votazioni. Ma non è una discriminante, è un dato di fatto. Non lo vedo anche perché... È un dato di fatto. Ma un momento, vorrei ricordare... Cioè io parlo di un dato di fatto che mi pare, non ho nulla né contro l'uno né contro l'altro. Maria Giovanna, lasciamelo dire. No, per carità, però... No, però Roberto, di fatto viene affermato, vengono affermate due cose. La prima, che a differenza di Mattarella, che mi risulta essere stato legato al PD prima di diventare presidente, o a differenza di Napolitano, un esponente importante, autorevole del centrodestra viene escluso in questo modo. No, prendo te come riferimento solo per questo. La seconda è che le femmine possono essere a loro volta sponsorizzate, rivendicate come un passo in avanti solo se appartengono al centro-sinistra. Quindi ho individuato due autogol o due gol legati al modo di fare politica italiana abituale in una volta sola. Comunque devo detto darti questo, una notizia importante, penso, che era la mia Maria Giovanna, che al momento le femmine, no, come però, le chiami tu, però lasciami ricordare, sono l'unica, l'unica di partito è femmina in questo paese, di Giorgia Meloni, e le tre femmine, mi piace questa parola, femmine, le tre femmine che sono alla guida dei tre grandi istituzioni europee, penso alla Banca Centrale Europea, alla Commissione, al Parlamento, sono tutte femmine di centrodestra. Quindi onestamente mi pare che le femmine se la cavano meglio nel centrodestra. In Europa è così. Sì, ed è proprio Difatti, per questo, a Maria Giovanna Magli, ed è proprio per questo che non capisco che Mattarella fu eletto perché Mattarella aveva la maggioranza dei voti di centrosinistra. Se il centrodestra avesse la maggioranza dei voti, certamente o la Moratti, o la Casellati, o altre donne degnissime che abbiamo, che militano nelle nostre file. Ma a quel punto Berlusconi, scusate, che state? Ma la situazione è tale che... Posso finire? Il vostro fondatore certo, del centrodestra. Allora, perdonatemi, Berlusconi. Devo arrivare da Alessandra Ghisleri, devo andare in pubblicità. Alessandra farà un incontro particolare. Arrivo, Maria Giovanna, torno anche da te. Farà un incontro particolare oggi, perché sarà messa la scienza di Maria Giovanna contro il gioco dei grandi bookmaker, perché abbiamo un bookmaker che ci parla da Malta. Fra pochissimo. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Bueno. Ecco. Abbiamo scritto un comunicato, abbiamo chiesto al nostro leader Matteo Salvini di darne lettura. Ricordiamo la riduzione delle tasse, il lavoro per i giovani, la riforma delle pensioni, la lotta alla povertà, il sostegno alle popolazioni terremotate, il contrasto alla criminalità, una ferma opposizione all'immigrazione clandestina, la riforma della giustizia. Mi raccomando, fate i bravi. Li ha pure fatti uscire prima. Vabbè, è inutile, non ce la fa, cioè, non lo so, tu che cosa vedi questo centrodestra? Ma io penso che proprio per Silvio l'idea che ci sia qualcun altro è proprio fuori dal suo orizzonte. Ma scusa, ma basti questo, i vertici si vanno a casa sua? Ieri, oggi ho letto sui giornali, a un certo punto ha detto, ma quelli hanno qualcosa da dire, vengono a Milano a trovarmi, me lo vengono a dire. Voglio dire, non è che Salvini sia ancora molto uscito. I'm the boss, I'm the boss. Alessandra, dimmi un po'. Beh, guardando anche il segnale del viso di questo ultimo conteggio, chiamiamolo così, era interessante. Giorgia Meloni guardava dall'altra parte, lui contava, Salvini cercava di avere un ruolo. E nello stesso tempo, mentre Berlusconi prende il microfono, a malincuore lo lascia Salvini. Quindi lui ovviamente non capisce, è fatto, cioè lui è proprio insito nella sua natura, lui ha difficoltà. Un giorno mi disse, era Onna,
aveva, tutti i sondaggi davano 75% di fiducia. Quando io l'ho chiamato, mi ha detto: guardi Presidente, al 75% di fiducia, lui fa una pausa di qualche secondo e poi mi dice: scusa Alessandra, ma perché il 25% rimanente non mi ama? E quindi si capisce il genere, cioè lui non è difficile capire il perché non è totalitario il voto all'interno delle Camere, perché... Infatti basta vedere la pubblicità che ha scritto, no? Quella che esce sui giornali. Beh, è meravigliosa, paginate intere. Prima volta che un Presidente della Repubblica fa la campagna elettorale sui giornali pur non essendo votato dagli italiani. È una cosa abbastanza incredibile. Ma per raccontare com'è e vuole... Cioè, è un po' come per noi Instagram. Antonio. Noi vogliamo fare delle fotografie che sono la parte migliore di noi. Mentre invece lui vuole raccontare come lui si vede e come lui vuole essere raccontato. L'ha fatto anche nelle elezioni del 2001 col magazine dove lui ha raccontato quello che aveva costruito. Come no? Perché non vuole intermediari e quindi dice anche voi che una siete storia camera, italiana indimenticabile. Allora sì. Alessandra, rispetto a quel tuo ragionamento, però stranissimamente noi abbiamo collegato con noi Paolo Allegri, che vive all'isola di Malta, è un bookmaker riconosciuto, ha fondato un sito che si chiama infobetting.com, portale di scommesse sportive. Insomma, lui ci ha detto giustamente che quando si tratta della Champions, diciamo che le scommesse fioccano sulla politica un po' meno, e comunque in questa fase si scommette sul Presidente della Repubblica. È strano ma vero. Buongiorno, benvenuto Paolo Allegri. Questo Berlusconi amato da tutti, però non è proprio al top per gli scommettitori? Buongiorno a voi e grazie per l'invito. No, non lo è. Diciamo che la sua quota è netta scesa, quindi vuol dire che le probabilità stimate di vittoria sono più basse rispetto a qualche giorno fa. Sicuramente ci sarà qualche notizia uscita sui giornali che ha determinato questo tipo di movimento, e diciamo che la sua vittoria in queste elezioni è ritenuta molto improbabile oggi. Quindi scusi, praticamente 40 vuol dire, per capirci, io non ho mai scommesso in vita mia, confesso, che 24... tu metti 10 euro ne pigli 400. Esatto, sì, e corrisponde a una possibilità del 2,5%. Ok, invece scusi, andiamo su Draghi, che mi pare che è la persona che viene più nominata questa mattina dai miei ospiti molto esperti. Sì, allora, Draghi è a 1,84, quindi significa che per una puntata di 10 euro si ne pigli 18,40, bassissimo. Esatto. Con Draghi non si guadagna, sì. Però forse si va al Quirinale. Beh, diciamo che le scommesse si basano sulle probabilità, dunque qui si cerca di fare... Più probabile meno guadagni, il favorito guadagni meno ovviamente, perché è facile indovinare, questo è il tema. Scusi, gli altri due nomi che ha fatto, uno allora, Polito ha fatto due nomi, ha detto che l'altra possibilità è Casini, quanto lo date Casini? Casini ha 19. Basso, quindi lui praticamente 10 euro, 190 euro, per carità, non esatto, si arriva quasi al cifrone di Berlusconi. Quasi 10 euro. Però è basso. Invece Mattarella bis lo quotate? Allora, Mattarella bis, diciamo, là, queste quote che ho visto dando in realtà sono un aggregato di quattro fonti, sono tutti bookmaker oppure betting exchange inglesi. Mattarella sì, l'unica quota disponibile è 8, però non tutti lo quotano, diciamo, chi ce l'ha, cioè, ce l'ha 10 euro 80, per cui insomma è un po', è più basso di Casini, infinitamente più basso di Berlusconi, ma insomma è molto lontano però, da Draghi. Però non tutti lo quotano. Non tutti lo quotano, ok. Scusi, no, anzi. Formigoni, le posso chiedere una cosa? Perché prima mi ha fatto un'obiezione quando era in pubblicità il mio amico Polito. Quando lei mi ha detto prima che per lei ci sono o Draghi o Mattarella bis, è quello che lei pensa accadrà o quella invece è l'unica uscita possibile, onorevole per Berlusconi? E lei invece vede altri, per esempio, Casini ne lo vede, Formigoni? Guardi, è quello che io spero accada, perché per me il problema principale che l'Italia deve affrontare in questo momento non è l'elezione del Presidente della Repubblica, per quanto importante sia, ma è il fatto di poter continuare a combattere la pandemia come Draghi e il suo governo lo stanno combattendo e continuare a far crescere l'economia italiana. Mi dica l'ultima cosa, che ho pochissimo tempo. Tutte le fonti internazionali
Lo vedrebbe sì. Casini? Cioè, è una probabilità Casini? È possibile, probabile, come dice Polito? O lo vede distante dal traguardo? È possibile, ma secondo me è scarsa. È possibile, ma secondo me è scarsa. Non è tra le principali. Sono abbastanza d'accordo con i bookmakers. Non lo quoto molto, benché abbia certamente la possibilità di esserlo, ma non lo vedo tra i principali competitor. Allora, io avrei ancora mille cose da dirvi, ma sono una donna, le donne sono curiosissime, per cui dato che stamattina il nostro Matteo Renzi, niente di meno che ha incontrato finalmente Letta, che era veramente l'incontro che mancava, mi verrebbe da dire, lo devo fare entrare di corsa e devo sapere che sono detti, perché lui di solito mi dice tutta la verità a me, o quasi, fra pochissimo. Mambo. Grazie. No, e mo mi alzo io, posso mai far sta Polito? No, pure io in piedi, tutti in piedi a questo punto, perché Polito in piedi da solo non si può fare. Ma hanno incastrato. Allora, c'è un colpo di scena, scusate, ma dato che abbiamo chiacchierato prima della diretta ed era molto interessante, rimane anche un momento Polito perché sa che non se lo può perdere questo pezzo di trasmissione. Cara Cristina Fantoni, rimani in ascolto pure tu, perché Renzi stamattina ha fatto svariate telefonate, l'ha detto lui su Instagram. Variate, in più, eccolo qua. In più ha incontrato Letta. In più, aggiungo io, è arrivato qui molto elegante, molto magro. Quando arriva qui elegante e magro, vuol dire che c'ha la mossa del cavallo a un minuto. Lilli, prego, Cristina, vai. Allora, proveremo a inserire anche questo aspetto nel telegiornale di oggi. Naturalmente alle 13.30 ci occuperemo del grande rebus del Quirinale, aggiornato agli incontri di oggi. Partiremo dalla situazione del Covid con questo indice RT che dà buoni, discreti segnali su quanto il virus sta cominciando gradualmente a mollare la presa. C'è la firma che è arrivata da parte di Draghi sul DPCM che riguarda quei negozi che ancora non richiedono l'obbligo del Green Pass per l'accesso, e poi naturalmente il colore di alcune regioni che potrebbe cambiare, il grande tema della scuola che riguarda ancora tutti noi. E poi ci sarà un altro aspetto che è nei pensieri del governo ma anche di tutte le forze politiche: i ristori per le categorie più colpite, ma anche il correre ai ripari rispetto ai prezzi dell'energia e dunque al caro bollette. Sta lavorando anche su questo il governo. Tutte le altre notizie, naturalmente c'è anche il fronte internazionale che ci riporta come non mai in questo momento alla crisi ucraina, ai tentativi di distensione o comunque di faccia a faccia tra Russia e Stati Uniti. Si vedono i due ministri degli esteri a Ginevra e vedremo quali sono le questioni che ognuno porterà nei confronti dell'altro. E poi c'è una pagina sportiva che ci consentirà di celebrare ancora una volta Berrettini. 13.30. Allora, eccoci qua. Grazie Cristina. Oggi è il giorno dei numeri, bisogna fare i conti. Allora, facciamo entrare il pallottoliere, perché Renzi lo sa dare benissimo. No, ma scusate, ma Mentana è tornato dalla conduzione TG7, se no l'elezione del Quirinale non vale. Senza la maratona Mentana... E secondo lei perché è stato fissato il voto lunedì? No, perché ecco, Mentana è tornato e può fare la maratona. Perché ci sono, se non c'era Mentana, l'elezione del Presidente della Repubblica veniva rinviata. Quindi sulla 7 maratona Mentana veniva rinviata. Altro che il virus. Altro che, quindi, allora, confermato per il, possiamo confermare ufficialmente in Gazzetta Ufficiale che Mentana c'è. Molto bene il pallottoliere, come ben sappiamo con Polito, tutti i voti parlamentari difficili hanno sempre la firma di Renzi. A un certo punto c'è qualcosa che cambia, perché lo decidere. Vabbè, oggi ho visto la sua intervista in cui lei giustamente dice: io Mattarella sono molto fiero di averlo portato, Draghi sono molto fiero di averlo portato. Ah, peraltro il nostro Polito qui ha detto che secondo lui vanno al Quirinale o Draghi o Casini. Lei secondo me soprattutto preferisce Casini. Aspetti, andiamo con ordine. Mattarella e Draghi, mi trovi un italiano che non è convinto che abbiano fatto il bene del paese. Poi uno può stare più simpatico o meno simpatico, però sono state due scelte buone per l'Italia, giusto? Questo possiamo dirlo, cioè Mattarella è stato un signor Presidente della Repubblica, Draghi in questo anno ha rimesso a posto la reputazione internazionale d'Italia, quindi non è che sono io, merito di Mattarella e di Draghi. Rispetto alle ho visto che Polito voleva scommettere prima, ho visto che faceva un calcolo ho visto che c'erano bookmaker, sì, vuole tirare fuori dei soldi. 18 Casini. 19 ho visto, io gliela metterei 10 euro. Io non scommetto neanche morto, però come dire, la è vedo un'idea così. Casini però, no? Sicuramente
come pure sicuramente lo è Draghi, come pure lo sono quei nomi che Polito invece un po' ha scartato. Cioè, ancora la mia impressione è che siamo abbastanza in alto mare. Però è normale. A chi dice, oh, la politica è indietro. La politica in Italia ha il compito di eleggere il Presidente della Repubblica. E Polito, che ha molta più esperienza di me, sa perfettamente che queste robe arrivano all'ultimo minuto. Nel 2006 D'Alema voleva farlo lui e nelle ultime ore Zac gli spuntò Giorgio Napolitano. Nel 2013 ci fu il patatrac di Bersani. Nel 2015 Mattarella uscì, se non ricordo male, molto, il molto giorno tardi. Della prima votazione facemmo la riunione. Uscì alla quarta, ma allora, il nome lo facemmo due giorni prima. Quindi dato che l'ultima volta con Mattarella le riuscì proprio la cosa di fare il presidente che aveva in testa lei. Stamattina ha visto Rigoletta. Che gli ha detto a lei? Perché la cosa che a me mi ha colpito l'altro giorno, perché non è andato a casa di Conte anche lei, erano tutto centrosinistra, lei ancora è nel centrosinistra, che io so. La mia idea di centrosinistra è leggermente diversa da quella di Conte. Conte sostiene di essere nel centrosinistra, ma ha un omonimo, si chiama Giuseppe Conte anche lui, che ha firmato i decreti sicurezza, ha un omonimo che si definiva sovranista, ha un omonimo che si definiva populista, quindi sono contento che adesso lo abbiano accolto nella grande famiglia del centrosinistra. Però quando il centrosinistra era una cosa diversa, riformista, non c'erano ma i grillini. Ma si è offeso Letta che lei quei loro tweet fotocopia così, no, io non, di armonia? Io non mi sono offeso. Qui quale ha definito? Beh, questa era bellina, aiuto. Era caduto il microfono perché appena lei ha detto adesso lo aiutiamo, qua, lo aiutiamo. Spero che si senta lo stesso. Era una battuta perché si diceva che quel tweet fotocopia sembrava scritto da qui qua qua. Poi qualcuno ha iniziato a dire, ma allora Zio Paperone... Vabbè, Zio Paperone è Berlusconi, torna perfettamente. Il problema è chi fa Zio Paperino. E lei chi è, Gastone? Beh, io non so, forse sono più adatto a fare Zio Paperino che quello... Insomma, io e Salvini uno fa Zio Paperone, Zio Paperino uno fa Gastone. Scegliete allora, voi. Mi racconti invece il problema è chi fa la Meloni. Punterà a far Paperina, non lo so, vediamo, dai, le battute, queste erano tutte battute. Allora, chi vi siete detti stamattina con Letta? Lei le ha proposto una strategia comune? No, io penso questo, penso che... ci sono tre o quattro ipotesi. Prima ipotesi, agli italiani, è complicata ma venerdì avrete un Presidente della Repubblica. Avremo un Presidente della Repubblica, giovedì o venerdì, punto. Quindi okay. Non facciamoci... è normale, queste cioè, sono tra vecchie... il 27 e il 28. Sì, sono vecchie liturgie che sono però legate alla Costituzione, quindi non vi preoccupate se c'è adesso una girandola di nomi. Due, bisogna parlare tutti con tutti. Cioè non è un inciuccio. Mentre se tu vai a metterti sotto banco d'accordo al governo, io che sono il governo, tu l'opposizione, è un vergognoso inciuccio, il Presidente della Repubblica, essendo l'arbitro di tutti, ha bisogno che tutti si parlino con tutti. Giusto? Assolutamente. Quindi bisogna dialogare. È giusto parlare con Letta, con Salvini, con la Meloni, con Conte, con Di Maio, con Berlusconi, con tutti. Io penso che ci siano due modalità alternative di fare questa cosa. La prima è di andare a gomitate. Io provo a portare un nome, cerco di prendere 506 voti. Con lei che fa l'ago della bilancia. Ma se tu provi a fare un'operazione del genere, c'hai un rischio. Facciamo conto che ci mettiamo d'accordo che il nome è Polito. Antonio Polito candidato. Ed è candidato di una maggioranza che prova a portarlo con 505-506 voti alla quarta votazione. Se funziona, dal giorno dopo è il Presidente della Repubblica di tutti e se sicuramente... Se non funziona quella coalizione se implode. Se non funziona, quello che ha tentato il colpo e ci ha schiantato contro il muro non si ripiglia. Mi sta parlando di Salvini, mi pare. Io dico che vale per tutti e la chiamo la SDB, la sindrome di Bersani. Cioè Bersani nel 2013 Bersani... Beh, ma scusa, Bersani, mi dici una cosa, perché Bersani Antonio, non perse sulle elezioni. Allora, Renzi si preoccupa perché la pubblicità per lui si tiene la pubblicità. Madonna, tutte le volte chi c'è in testa Renzi secondo te? Polito, l'ha detto. Mandiamo la regia, prego, la pubblicità. Grazie, la pubblicità. Mambo italiano. Mambo italiano. Con Renzi c'è stato un amore a prima vista e non da oggi. Si sta raffreddando questo sentimento? Ho detto che con Renzi c'è stato un amore a prima vista. Si sta raffreddando un pochino questo sentimento? O resta sempre il figlio politico che lei non ha avuto? La prossima domanda. È simpatico. Sì, sì, assolutamente. Ma lì... le è rimasto un po' male che non l'ha chiamata? Perché ho visto che oggi c'è un'intervista, ma come, non si è confrontato con me? No, non ci sono rimasto male, ora non esageriamo.
Penso che con Berlusconi, io sono uno di quelli che non ha mai odiato Silvio Berlusconi e non l'ha mai votato, perché di solito chi non lo vota lo odia. Io non l'ho mai votato, lui non ha mai votato per il mio governo, mai, e però a me non mi è mai stato antipatico, io non ho mai avuto niente contro di lui se non esprimere un profondo dissenso tanti momenti e talune volte. Sì, ma c'era qualcosa, un feeling, no? C'era un feeling. Anche Giuliano Ferraro, io questo feeling. Beh, il patto del Nazareno. E poi facemmo il patto del Nazareno. Questo feeling si è rotto sul Quirinale. Proprio si è sul rotto Mattarella. Esattamente 7 anni fa, ormai è il 7° compleanno. Lui voleva amato. Lui su quella vicenda, secondo me, fu anche mal consigliato. Lui fece un accordo con D'Alema, si affidò a D'Alema e, come spesso capita a quelli che fanno gli accordi con D'Alema, è rimasto fregato. Ma questa non è cattiveria politica, questa è statistica, questa è aritmetica. E siccome è stato fregato da D'Alema, abbiamo rotto i rapporti allora. Dopodiché penso che semplicemente... Anche questa volta mi ha consigliato, se ho capito bene. Qualcuno dovrebbe dire la verità. Io non ci ho mai parlato con lui. Io gli ho detto, se mi chiama, gli dico quello che penso. Cioè che questa partita non è per lui. Non ha i numeri, non è la sua partita. E non può neanche fare il regista, il kingmaker. Avrebbe potuto fare il kingmaker se l'avesse giocata in un altro modo. Cioè, quindi non troppo è che... tardi. Non lo so, però, come dire, alla fine non è che mandi a giro il nostro amico Vittorio Sgarbi a cercare, come dice Sgarbi, l'operazione scoiattolo. Detto questo, Berlusconi non è della partita. La questione, così finiamo la domanda di prima, è da un lato c'è l'ipotesi di un presidente della Repubblica eletto a gomitate, dove si va per uno. Chi prova a fare la gomitata e perde, non è che si sloga il gomito o la caviglia, è morto. Rosso sindrome di Bersani. Dall'altro lato si cerca tutti insieme di trovare un accordo, e per trovare un accordo bisogna partire dal presupposto che il centrodestra ha qualche delegato in più, ed è importante, perché per la prima volta il centrodestra ha dei numeri che non ha mai avuto nella storia delle elezioni al Quirinale, però questo non vuol dire che non si possa lavorare a un accordo. Così, come ampio. Si trova l'accordo su Draghi? Lo dovete trovare prima, perché poi c'è il governo che si apre, la questione governo. Draghi, se uno dice, ma lei Draghi dove lo vuoi? Draghi può giocare dappertutto. Draghi è quel giocatore che può giocare centravanti, può giocare centrocampista, fantasista, è un giocatore che comunque ti segna. Sai che io però, che paradossalmente sta diventando l'ultima spiaggia Draghi. Quando la politica non sa più che pesci prendere, si finirà su posso Draghi. Posso dirle una cosa, ma per essere eletto Draghi sarebbe utile se accettasse di discutere con i partiti prima la composizione del governo, del nuovo governo, del futuro governo? Credo che aiuterebbe, ma non tanto la composizione, poi la composizione la fa il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica che ha il potere di controfirma, però sicuramente lo schema di gioco sì, cioè per evitare ciò che dice Merlino, cioè noi rischiamo di arrivare a consegnarci a una svolta tecnocratica senza che la politica giochi il ruolo. Cioè non solo Draghi va al Quirinale, ma decide lui cosa fare al governo con un suo uomo. Io ho un'opinione un po' diversa, nel senso che secondo me l'altra volta, ma non sto a ridirlo, se no divento arteriosclerotico, non fu un'operazione tecnocratica. Ho anche discusso con Polito di questo. Cioè secondo me l'altra volta fu il capolavoro della politica. Non fu una cessione di sovranità della politica. Fu un'operazione politica, battaglia durissima nostra contro contro. E a questo giro può essere uguale. L'altra volta la presidenza del Consiglio. L'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi. Il gennaio del 21. L'arrivo di Draghi al Quirinale, che ci sta, perché Draghi può essere il garante dell'operazione politica dal Quirinale per 7 anni, Alleanza Atlantica, visione dell'Unione Europea. Macron ha fatto un bellissimo discorso sull'Europa, nessuno se l'è filato, ma ha fatto un bellissimo discorso a Strasburgo l'altro giorno. Ma lo schema Giorgetti, con lui che poi fa pure... Io penso che se lui va a fare un'operazione del genere, probabilmente non sarà un politico a fare il Presidente del Consiglio, ma sarà una figura che istituzionale che può andare bene a tutti. Se vuoi tenere insieme da però Salvini però leader nel governo a quel punto per avere un po' di ruolo, perché sennò effettivamente se i leader vogliono entrare entrano, non so se Salvini vuole entrare, non so se Letta vuole entrare, non so se Conte vuole entrare, e sinceramente sono fatti loro, beh, proprio, come dire, sono valutazioni che faranno loro nei loro partiti. Il problema è che ma Renzi entra? No, ma lasci stare Renzi, qui sta facendo l'aiuto di Polito come osservatore, cioè io sono qui a fare sono a fare il commentatore politico, non sono a fare ragiono di schemi. Scrivete anche insieme il fantacolle ogni tanto. No, quello fa tutto da solo. Infatti mi tratta sempre male, mi dai voti in pagella brutti, ma insomma io gli voglio bene lo stesso. Il concetto però qual è? Che o c'hai uno schema dove la politica porta Draghi al Colle e Draghi garantisce dal Colle 7 anni, ma c'è un governo che ha
una caratura politica, e allora è uno schema. Oppure c'è Draghi che rimane a Palazzo Chigi, che ha un senso, perché lui si è sempre messo a disposizione, diciamolo, con grande generosità, perché Draghi è stato molto generoso, è molto generoso, si è definito un nonno al servizio delle istituzioni, e a quel punto al Colle ci va una figura che prenda, come allora, dire, scusi, il consenso più ampio possibile. Lei si è separato per un momento da Polito, che era stato con me, è andato a trovare invece Enrico Letta, ma ancora non ci ha detto nulla di questo incontro. Ma io Enrico Letta non è parlato, che l'ho visto oggi per la prima volta, cioè intanto, come dire, noi ci conosciamo da una ventina d'anni. No, lo so, ma dopodiché, un rapporto turbolento, la campanella, figuriamoci. Se lei mi sta dando, diciamo, un concetto di poliamore, prima con Polito, poi con Letta. Esatto, la roba, insomma, alla fine. No, la cosa è diversa, però sul Quirinale vi siete visti oggi, ci siamo visti bene. Ci siamo già visti in passato, continueremo a vederci in futuro, come ovvio, nel senso che Letta ha messo... Ma lo schema di gioco ne avete parlato con Enrico Letta? Ha detto una cosa che io condivido. Ha detto, l'ha fatto in un intervento alla direzione nazionale del PD, ha detto... Ci vuole un patto di legislatura. Ed è una cosa giusta, ragione lui. Cioè, così è un po' la stessa cosa che dico io quando dico si va sullo schema, che si vada sullo schema Draghi o su uno schema di un candidato istituzionalmente forte, facciamo un'operazione. Detta male, mettiamoci d'accordo perché in quest'anno si faccia l'interesse del paese. Ma, poi nel 23 litighiamo, facciamo le botte in campagna elettorale. Una maggioranza di unità nazionale. È un anno che funziona, sostanzialmente. Onestamente, perché, sì, è vero. Ma perché dobbiamo... Quello non deve cambiare, cioè questo è secondo me la parte positiva. Quindi quella maggioranza deve salviamo leggere. Salviamo l'unità giusto nazionale, l'ha detto anche Draghi nella conferenza stampa. Che poi la frase di Draghi, finale. Ce l'abbiamo la frase di Draghi nella conferenza stampa, l'ha detto anche Draghi questa cosa. Ma è così ovvio, cioè insomma è sotto gli occhi di tutti. La risposta ad Alessandra Sardoni, fatemela sentire un momento, perché è esattamente quello che disse Draghi. Se la maggioranza di governo dovesse spaccarsi sull'elezione del capo dello Stato, non ritiene che ci sarebbero ripercussioni sul governo che lei presiede e se teme questo scenario? Sa, certamente è uno scenario da temere, lo chiedo soprattutto alle forze politiche. È immaginabile una maggioranza che si spacchi sull'elezione del Presidente della Repubblica e si ricomponga magicamente quando è il momento di sostenere il governo? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Io però su questo non sono d'accordissimo. Nel senso che a livello teorico, parlo a livello teorico, la maggioranza del Presidente della Repubblica è da sempre diversa dalla maggioranza del governo. Perché di solito la maggioranza del governo è ristretta e la maggioranza del Presidente della Repubblica è più ampia. Perché così dice la Costituzione. In questo caso, avendo un'amplissima maggioranza, per la prima volta nella storia si va ad eleggere un presidente con un governo d'unità nazionale, quindi è chiaro che potrebbe anche esserci che si perde per strada qualcuno. Sarebbe auspicabile il contrario, così come sarebbe auspicabile che la Meloni, che non è maggioranza con Draghi, stesse dentro il patto per il presidente. Insomma, alla fine, facciamo le cose che servono agli italiani. Il governo sta funzionando, come diceva Polito. 2021 grandi risultati, più 6,3%, l'export arriva a 50 miliardi di euro, siamo in una situazione di ripartenza. Dicono nonostante la grana, perché tutto il caro prezzi è una bella grana. Inflazione e energia su tutte. E quella è una causa esterna. No, no, certo, però insomma, è un tema da gestire. È un tema è da un gestire, buco nero, E poi attenzione, perché ci sono tensioni geopolitiche di cui nessuno parla, c'è Russia e Ucraina su tutte, c'è la questione che comunque si è detto ad aprire i nuovi impianti, perché mi hanno rotto le scatole in quantità industriale sul TAP. E oggi, perché è importantissima, ma non è il TAP in Salento, siccome l'ho voluto, l'abbiamo voluto soltanto noi e ci hanno detto di tutti i colori, andavo alla Fiera del Levante da Premier e mi offendevano mamma, zia, nonna, cugina, nipote, bene, posso dire oggi che aver il TAP porta le stesse forze politiche che non le volevano, i 5 Stelle, a dire raddoppiamo il TAP? Cioè, la verità è che questo paese molto spesso dimentica la storia. La storia è che bisognerebbe fare le cose per bene e non le fanno troppo. Allora, scusi, torniamo un attimo alla regia, perché se ho capito bene lei dice che in questo momento il boccino in mano ce l'ha Matteo Salvini. Quindi che oggi, come lei fu regista per Mattarella, Salvini è il regista oggi. Come dovrebbe muoversi Salvini? Ma ci ha parlato con Salvini? Ma sì, noi parliamo con tutti, certo. Però Salvini deve decidere lui. Ce l'ha un nome in testa? Io penso che Salvini di nome in testa ce ne abbia diversi. E sarebbe assurdo il contrario. Dopodiché, nelle prossime ore, ragionevolmente sarà un weekend di incontri, conversazioni, Salvini, io dico tutto il centrodestra, anche perché comunque sarà importante capire che vorrà fare anche Berlusconi con la Meloni, Salvini dovrà decidere come giocare questa leadership numerica che hanno e decidere se questa leadership numerica oggettiva diventa leadership politica.
cioè se porti a casa il risultato. Il Quirinale è semplice: se porti a casa un presidente hai vinto, se non lo porti a casa hai perso. Se porti a casa un presidente, ovviamente deve essere valido, ma hai 7 anni di solidità istituzionale. Se non lo porti a casa hai 101, la rielezione di Napolitano con tutta la gente in fila indiana che va a chiedergli per piacere di farlo. Scusi. E Napolitano che va in aula e fa un intervento bellissimo, ma come si può dire, stavo per dire una parolaccia, ma schiaffeggia il Parlamento, uno schiaffeggia, eh sì, in effetti sì, insomma gli fa un bel quella cosa lì. Tutti ben discorso, più ben lui discorso, insultava diciamo, più lui loro applaudiva. Era una scena incredibile. Io credo nella dignità della politica, noi non possiamo fare queste figuracce. Troviamo un nome e andiamo avanti, che il paese in tutto questo il PD Letta lo controlla poco, perché pare che sia pieno di renziani che votano come dice lei. Renziani, che è un virus, il virus si chiama Covid, però no, a me mi raccontano lui è molto renziani, preoccupato Letta, perché non controlla le truppe. No, io penso che sia un... i renziani dal PD sono venuti via, diciamolo, cioè chi è renziano non è nel PD, perché questa storia che sono renziani loro. Cioè, ma vuol dire che Lotti e Marcucci non sono renziani. Ma Renzi. Allora vuol dire che Renzi non è renziano. Non ho capito, cioè io non lo so. A parte che sembra sono davvero... renziani dentro. Ho capito, poi c'è renziani fuori. Ragazzi, io sono per il vaccino. Guardi, il vaccino sul renzismo ha funzionato. Prima dose, seconda dose, terza dose, ma non vanno a facciamo vedere anche il professor Crisanti. Salve, professor Crisanti. E dove è Crisanti? Salve, buongiorno. Lei è a Londra, vero? Sì, sì. Ci sono i bookmaker a Londra che scommettono sul presidente. Lei ha scommesso? No, no, guardi, non mi sono appassionato sul presidente. Beh, io penso che Crisanti abbia altre cose da fare in questo periodo, esatto. Diciamo, si è più preoccupato di altro. Però posso dire una roba, la vicenda è molto semplice. Noi siamo a un passo dalla conclusione di questa partita. La Costituzione prevede questa procedura molto barocca, se lei vuole. Non è barocca, cioè è una procedura costituzionale, rispettiamola. C'è una liturgia. Se domani ci fosse il presidenzialismo, il semipresidenzialismo, e tocca agli italiani eleggere il Presidente della Repubblica, sarebbe tutto molto più semplice. Campagna elettorale, vince Tizio, anche vince se Paio. Silvio ha fatto un passo in avanti, pubblicità sui giornali, pro se stesso... Però ha visto come gli è andata a finire. Era già successo un'altra volta. Nel 1999, bravo, Emma Bonino, che aveva un grande consenso, allora utilizzò la campagna elettorale per la presidenza della Repubblica e poi ottenne uno straordinario risultato alle europee, mi pare un 8 o 9% in Piemonte, credo. Ebbe un risultato molto, molto importante. Detto questo, le dico, ragazzi, abbiamo da sistemare la vicenda virus, che è ancora, come dire, una vicenda che sta nell'agenda politica in modo molto significativo. Caro bollette, che è un bel problema. Fammi dire una cosa a Polito, però, perché sta osservando, come sempre fa lui, con molta attenzione e parla poco. Sono osservatore, osservo. Osservatore. Questo Renzi, che in questa fase gioca questa partita come quello che unifica, quello che cioè il contrario di quello che è Renzi, devo essere proprio sincera, cuce, mette d'accordo, parla con tutti, ma ti convince? Ma cosa hai in mente? Ma a lui piace vincere, voglio dire, anche 7 anni fa unì, non è che divise, fece uno sgambetto a Berlusconi, ecco, che forse magari si è vendicato poi nella campagna referendaria, sicuro, schierandosi contro insieme a tutto il resto del centrodestra. Ma la cosa interessante è un'altra, è che lui stavolta vince se non è l'ago della bilancia, lo diciamo prima. Cioè lui vince se riesce a ottenere, vince la sua posizione. Cioè la sua truppa di 45 che con tutti i pigliagrillini non serve a poco? Sì, insomma, alla fine, sai, è stato dipinto all'inizio Renzi, la sua pattuglia fa vincere il centrodestra, porterà i voti a un candidato di centrodestra. Non l'ha fatto finora, bisogna dire la verità. E d'altra parte non è manco organico il centrosinistra, quindi sta facendo una partita che venga fuori uno eletto con una ampia maggioranza, mi sembra, diciamo, onesto. Posso fare una domanda? Se la convince, ed è vero che Berlusconi me l'ha fatta pagare, però posso dire, lo rifarei, nel senso che Berlusconi ha sbagliato ad attaccare Mattarella nel 2015, secondo me ha sbagliato anche sul referendum, però sul referendum hanno deciso gli italiani, quindi hanno ragione loro, punto. Però su Mattarella mettersi contro fece un errore. Dopodiché me l'ha giurata. Voglio vedere una cosa, succede, però, capita, perché stavo ragionando sulle cose che ha detto. Scusa, ma... è carino, Mattarella votato solo al centro-sinistra, adesso accolto dall'ovazione, il più grande presidente della storia. Napolitano, primo mandato, votato solo al centro-sinistra, accolto, devi rifare richiesto, il presidente. Richiesto, a gran voce. Cioè, alla fine, poi, perché? Perché queste persone smettono di essere persone di parte. Roma ha detto, ecco, Mattarella. Anche se a Napolitano poi gli hanno fatto pagare che ha accettato, perché il secondo giro, che è il motivo per cui Sergio Mattarella, diciamo, non lo farà questa, mai. Ma se il centrodestra fa un nome che la convince, lei lo vota anche se il PD decide di non votarlo?
Ma guardi, se il centrodestra fa un nome nell'interesse del paese, io ho ragione di credere che il PD lo voti, ma è evidente che se c'è un nome che ce la può fare e che va nell'interesse del paese, è evidente che si vota. Cioè qui nessuno di noi vuol mettere la bandierina. Quello che io dico, quindi lei farebbe salto l'analisi, in quel caso. No. Io apprezzo l'analisi di Polito e dico, guardate, se siamo bravi e siamo responsabili, oggi noi abbiamo molti elementi per essere responsabili, dobbiamo tenerci la mascherina fuori, dobbiamo stare attenti alla sostenibilità. Vabbè, comunque, ecco, ho capito, c'è un benissimo bisogno di responsabilità anche politica. Il Presidente della Repubblica bisogna cercare di fare di tutto per reagire tutti insieme, con una scelta politica. Andiamo Draghi e facciamo un governo di un certo tipo, mandiamo un altro, rafforziamo il governo Draghi in termini di sostegno senza fargli trabocchetti in Parlamento. In ogni caso portiamo con l'interesse con un rimpasto pure? Ma io non credo che sia questo il tema. Il punto è evitare che quando lui porta un atto qualcuno gli faccia una fregatura in Parlamento, perché insomma ci vuole la maggioranza che regga. Moratti, ecco, o Casellati sono votabili una donna una volta nella vita? Io penso che noi abbiamo bisogno a tutti i livelli di donne. Dopodiché il punto vero è che le donne, Moratti, Casellati, tutte le altre donne che sono uscite in questi settimane e mesi, devono avere il consenso in Parlamento. Perché, capito, se no te la numeri, dice... Cioè, numeri. Chi dice, io voglio mettere una donna, paradossalmente, secondo me, offende le donne. Cioè, se tu dici, io voglio mettere Mirta Merlino, perché ritengo Mirta Merlino adatta a questo ruolo, bene. Ma se io dico, voglio una donna, trovatemi una donna... E non va bene, non è questo il metodo. E lo dice uno che quando infatti, ha fatto il Presidente del Consiglio... Moratti o Casellati, no, ma infatti, sono votabili? Non lo dicevo. È del tutto evidente che Moratti e Casellati sono due nomi che il centrodestra potrebbe portare al tavolo. Vediamo se lo farà. Vediamo se su questi nomi loro... Una è la Presidente del Senato, una è stata il Sindaco di Milano. Ci pensa quando accade. Ho l'impressione che il centrodestra stia guardando... Guardi, vede il pallottoliere che mi ha fatto vedere lei. Il centrodestra sa che se porta un nome che non va bene e poi ci rimane, non c'è più centrodestra. Non c'è più Salvini e Meloni a dare le carte. Sono due e nomi allora abbastanza loro, forti, mi loro sta devono dicendo, avere giusto? Che sia, qualunque sia il nome, un nome passa. Sul quale sono sicuri di farcela. Perché se ne la fanno... Lo fanno gli altri. Lo fanno quegli altri. Fanno oppure gli altri. Arriva la quinta Draghi senza accordo politico. Come cedimento, allora, come collasso strutturale del sistema politico. Benissimo, in questo caso come collasso strutturale. Allora, abbiamo fatto una trasmissione tutta molto noiosa, secondo me, perché tutta molto tecnica politica. Però questo prevede la Costituzione. Se io fosse cambiata divertentissima, no, voi a casa come ci avete trovato? Sì. Fatecelo sapere, okay, per cortesia. Con un hashtag su. Nel frattempo devo arrivare da Crisanti. Allora, parla di cose serie, io vi per lascio. Forza, perché dobbiamo capire la pandemia e ci lascia un po' di tregua. Mi sembra molto importante questo. Previsioni del professor Crisanti, non sul Quirinale, ma su tutto il resto. Grazie, grazie Matteo Renzi, grazie Antonio Polo. Ci aggiorniamo la settimana prossima, ci risentiremo, credo. Lo scopriremo solo vivendo. Va bene, Crisanti, eccomi qua, arrivo da lei. Sì, sto qua. Allora, mi dica un po', Crisanti, questi nuovi numeri, questa curva che pare scendere, questo ottimismo che respiro anche sui giornali di oggi, persino Ricciardi, che di solito è molto prudente, che dice in 8 giorni potremo uscirne, li condivide? Ma guardi, io penso che sicuramente lunedì avremo dei dati più sicuri se la curva effettivamente è in discesa o è un effetto apparente del fatto che abbiamo tenuto le scuole chiuse per 2 settimane. Comunque penso che sia l'inizio della discesa della curva. Ora, questo cosa significa? Significa che abbiamo probabilmente tra 2 o 3 settimane un'opportunità fantastica per cercare di eliminare tutte le restrizioni, perché in questo modo, mentre il fatto che la curva scende ci dice 2 cose, ci dice che la maggior parte della popolazione è immunizzata e quindi resistente al virus. Quindi se eliminiamo tutte le restrizioni nel momento in cui la curva incomincia a calare, di fatto è il momento che coincide anche con la massima protezione della popolazione. E quindi se qualcuno si infetta, molto probabilmente avrà una infezione leggera e in ogni caso... Infatti ho visto che per la prima volta lei, che invece quando andava a Londra rimaneva sempre un po' colpito dalla, diciamo, come dire, dalla leggerezza del Premier Johnson, la prima volta dice oggi in un'intervista, in realtà Johnson ha fatto una scelta coraggiosa, per carità ha pagato un prezzo, lo sappiamo bene, però insomma oggi è una scelta che si capisce bene. L'Italia in fondo, dice lei, Draghi vorrebbe fare Johnson ma non lo dice fino in fondo, ho capito bene? Beh, è la verità, guardi, cioè è così poi,
perché guardi, poi il problema, queste, non è che si possono fare dei paragoni, guardi, perché l'Italia di fatto ha avuto un atteggiamento molto più prudente durante tutta l'epidemia, e quindi di fatto cosa è successo? Ha avuto meno morti, ma ha avuto un prezzo da pagare, nel senso che la popolazione è più suscettibile. L'Inghilterra ha lasciato correre il virus a partire da praticamente da giugno dell'anno scorso, ha pagato un prezzo in decessi, perché non dimentichiamoci che ci ha avuto 12.000 morti in questi sei mesi, però ha avuto il vantaggio che il 95-96% della popolazione inglese o è vaccinata o guarita. E questo, scusi, mi dica una cosa, professore, poi, perché io insomma sento anch'io questo ottimismo e sono anche felice, perché invece le ultime settimane sono state molto difficili, però continuo a vedere questo numero dei morti che non decresce, che è una cosa abbastanza non solo angosciosa. Ma guardi, no, il numero dei morti, il numero dei morti ci ricorda che non è un'influenza. Ecco, questo sicuramente è il messaggio da tenere presente. Tutti quelli che dicono un raffreddore, un'influenza, dicono una baggianata, perché se la variante Omicron ci avesse colto impreparati, senza vaccini, le posso assicurare che quello che è successo nella prima e nella seconda ondata era un aperitivo, perché con una variante che c'è un indice di trasmissione come Omicron, e è una variante che nelle persone fragili o anziane è in grado di causare una malattia grave, oggi saremmo in una situazione, le assicuro, veramente diversa. Quindi lo dobbiamo ai vaccini, la situazione in cui stiamo, abbiamo un'opportunità unica per cercare. Scusi, altra domanda, professore, e la prospettiva futura, no, perché adesso mi arriva un'agenzia in questo momento in mano, Ricciardi, in autunno ci sarà una nuova ondata, serviranno scelte impopolari, cioè come a dire, siamo messi meglio, adesso vivremo come sempre, una primavera buona, un'estate ottima e in autunno ricominciamo da capo. Lei si rende conto che diventa un inferno così, anche perché nel frattempo abbiamo fatto 3 vaccini e guardi, forse ne faremo 4. Guardi, per uscire da questa situazione c'è un solo modo, che come l'ho detto già in altre occasioni, che è quello di migliorare i vaccini a disposizione. È chiaro che un vaccino che dà una protezione di 4 mesi ti pone in una posizione precaria, perché dopo 6 mesi, dopo 7 mesi diventi... Cioè noi abbiamo ancora il vaccino di Wuhan, come lei mi spiegò, e dobbiamo avere invece un vaccino che non solo sia oggi adatto per Omicron, ma se io capisco bene deve avere una capacità di adattarsi alle nuove varianti, e questo è un po' il tecnico. Ma non solo, di durata, perché guardi, se noi avessimo un vaccino che dà una protezione di un anno o due, saremmo in una situazione completamente diversa, e potremmo anche permetterci di immunizzare i paesi a basso e medio reddito, che sono veramente la culla delle varianti. Scusi, io ho 2 domande su questo. La quarta dose, lei ha detto che potrebbe avere addirittura un impatto negativo sul sistema immunitario, quindi lei l'ha... No, io quello che ho detto è che il sistema immunitario, c'è un prezzo ad attivare il sistema immunitario, c'è un prezzo, il fatto che... Guardi, ogni volta che noi stiamo male, per esempio lei c'ha un'influenza, sente il mal di testa, la febbre, il dolore e così via, non è causato direttamente dal virus, ma è causato dall'attivazione del sistema immunitario, e questa è anche la ragione per cui magari qualche volta quando uno si vaccina c'ha febbre e mal di testa. Ora chiaramente questo no, sicuramente l'attivazione del sistema immunitario è molto più blanda di quello che succede quando uno si infetta, e le conseguenze chiaramente sono completamente diverse, su questo guardi non c'è minimamente dubbio, va bene? Però sicuramente stimolare il sistema immunitario ripetutamente non è una cosa che è... Non è positivo, ok. Quindi la prossima dose di vaccino che dovremmo farci dovrebbe essere quella più o meno che ci tiene protetti per molto tempo, o invece lei spera che la terza dose, in molti casi accoppiata anche con un'infezione, perché è capitato un sacco di gente che si è infettata con 3 dosi. Io penso che la terza dose, magari anche accoppiata con un'infezione da Omicron, sicuramente dovrebbe dare una protezione prolungata. Poi, se c'è da farsi la quarta dose, ce la faremo, per carità. Non è che sto dicendo non ci dobbiamo fare la quarta dose, ci mancherebbe, ecco. E spero che non ci sia bisogno di fare la quinta dose. Ecco, comunque io penso che la priorità in questo momento sia quella di investire in vaccini che diano una protezione più duratura. Ok, chiarissimo. Ultima cosa, professore. In questi giorni molti dicono, molti suoi colleghi, anche bisogna arrivare un pochino allo schema americano. Il positivo, dopo 5 giorni, può uscire anche senza tampone.
Ecco, guardi, questa io non sono minimamente d'accordo. Io sono d'accordo a liberalizzare, ma se si liberizza bisogna fare in modo che le persone che sono potenzialmente infette non vanno in giro. Quindi la liberalizzazione, cioè via le mascherine, via le restrizioni, non può non andare di pari passo invece con maggiori restrizioni sul movimento delle persone infette. E guardi, le due cose vanno in direzione completamente opposta, perché altrimenti si favorisce il virus. E poi mi permetta di dire una cosa: tutto questo scimmiotare di queste indicazioni americane, io non lo condivido, perché l'America ha fatto queste scelte per due ragioni. Primo, perché l'America non ha un sistema sanitario nazionale, e secondo, sotto la spinta delle compagnie di assicurazioni. Noi fortunatamente abbiamo un sistema sanitario nazionale e non abbiamo bisogno delle assicurazioni private per curarci. È una scelta politica economica, non sanitaria. Professore, rimanga con me, perché sono arrivati Beatrice Lorenzin, che ringrazio, deputata del Partito Democratico, già ministro della Salute, e anche Francesco Borgonovici, direttore del quotidiano La Verità, e vi devo far vedere una cosa abbastanza incredibile che abbiamo scoperto a Roma: una scuola parentale dove le regole non esistono. Fra pochissimo, pubblicità, poi arriviamo. Da noi ci sono classi aperte, tanta natura e tanto sport. Accogliamo bambini dai 6 ai 16 anni. Niente obblighi inutili e niente etichette addosso agli studenti. Una scuola parentale senza obblighi o etichette, vaccini, green pass e mascherina compresi. La pubblicità compare su Google. Telefoniamo per chiedere informazioni. Se mia figlia non è vaccinata è un problema? Assolutamente no, siamo una scuola che si fonda sulla libertà di scelta. Noi da settembre dello scorso anno che abbiamo aperto in presenza non abbiamo mai portato le mascherine. Le mascherine stanno male, punto. Sì? Sì, ciao, sono Gabriele, ho appuntamento alle 2:30. Ciao, piacere. Piacere, ti faccio vedere, veloce fuori, va. Vai, questa è la palestra. La segretaria ci mostra la palestra, l'orto, le aule all'aperto e al chiuso. Insegnanti e studenti fanno lezione senza libri di testo e soprattutto senza mascherina. Poco dopo arriva anche il preside, ex insegnante di chimica e fondatore della scuola. Né lui né la segretaria sono vaccinati. Io non sono mai stato Novax, perché questo è l'unico che non mi sono detto. Tu proprio non ne hai fatto nessuno. Lì. Vabbè, invece noi abbiamo. Io sono stato di Roma da 30 anni. Quindi insomma, qui non mi chiederete mai un green pass, cose del genere. Okay. Nel giro di 2-3 mesi, insomma, tutti quanti guarderanno alla fine. Questi green pass hanno carta straccia. La retta è di 6.000 euro l'anno, pasti esclusi. La didattica a distanza non è prevista, neanche in caso di lockdown. Qui la didattica a distanza esiste? Questo non lo facciamo. Quando uno è andato in zona rossa, non siamo rimasti aperti. Perché si poteva circolare con il foglio di carta, con l'autocertificazione. I genitori dicevano: sto accompagnando mio figlio dai nonni, sto accompagnando mio figlio. E ci portavano qui. Durante il lockdown aperti, la mascherina fa male, e Roma Nord non è un bosco nel Trentino. Insomma, a me veramente mi ha molto, molto colpito questa storia, onestamente. Perché poi, insomma, dall'altra parte abbiamo una quantità di bambini inaudita che è stata a casa, chiusa, ma lo sa bene Lorenzin, che ha due bimbi piccoli. Volevo un commento, professor Crisanti, su questa storia, no? E su quanto poi pericolosa può essere una situazione del genere, a suo parere. Ma guardi, a me mi lascia veramente senza parole, sia per la leggerezza, sia per la consapevolezza con la quale sono state trasgredite tutte quante le regole e le disposizioni. Cioè, io penso, guardi, non è soltanto la pericolosità di quello che fanno, di quello che hanno fatto, ma proprio la consapevolezza di avere un comportamento antisociale e di esserne addirittura orgogliosi. Ecco, io rimango veramente senza parole. Francesco Borgonovo, sei a conoscenza tu che ci sono quelle specie di enclave in cui le regole non vengono proprio tenute presente? Sì, per esempio so che c'è un enclave di gente che non ha limiti intorno a Palazzo Chigi e Montecitorio, e persone che pensano di impedire l'accesso alle poste, al supermercato,
a persone che semplicemente esercitano un loro diritto. Quindi di fronte all'assenza di limiti e alla follia di certe decisioni che vengono prese dal governo, purtroppo c'è una reazione uguale contraria dall'altra parte. Quindi c'è diretta conseguenza delle regole che sono astruse e incongruenti, questo mi stai dicendo? No, delle regole che sono folli, vessatorie, discriminatorie, ingiuste e inutili. Questo è. Infatti le persone spinte all'estremo, c'è chi pensa di contagiarsi da solo per prendere il virus, c'è chi vuole reagire, i genitori che sono sentiti dire per 2 anni ma no, ma la scuola non chiude, pronti via e torna la DAD. Regole incomprensibili, sì, il problema sai contagi. Qual è? Che non è resistenza civile, questo vuol dire fregarsene del fatto che c'è tutto il resto del mondo che vive seguendo le regole, no? Ma scusatemi, ma il governo non se ne sta fregando che c'è tutto il resto del mondo che sta facendo cose diverse da quelle che facciamo noi, in alcune situazioni stanno persino meglio, noi abbiamo più morti per milione degli altri. Allora, faccio rispondere a Lorenzin, che sostiene convintamente questo governo. Mi sembra che siamo pari, solo che della follia del governo nessuno va lì a mettergli le telecamere o dire ma vi siete pentiti delle scelte che avete preso, invece si va dalla gente in terapia intensiva a dirglielo, o da 4 signori fino a prova contraria, li portano i genitori. Cioè, le scuole parentali ci sono in tutto il mondo. Sì, però mi permetta, il governo c'ha la legittimità per farlo, loro no. Ma bisogna vedere, professore, mica tanto fino adesso, perché è discutibile questa cosa, se abbia la legittimità di fare le cose che sta facendo, di agire con dei DPCM, di non far passare. Capito, però in democrazia diciamo che quando si fa una norma. In democrazia si torna a votare allora, non si dice viva il Presidente del Consiglio, ci inchiniamo, e sua maestà il sovrano, quanto è bravo. Questo è, noi stiamo prendendo una deriva veramente bruttissima. Cioè voi oggi si parla, e poi vedremo il testo del DPCM, dirti, Francesco, è veramente pericolosa questo ragionamento, perché poi finisce, allora la regola che non mi piace non la seguo ed è legittima difesa. No, ma non è così, cioè, ci sono delle, scusate, ci sono delle, c'è una Costituzione, cioè noi abbiamo assistito, oggi dopo 3 giorni vengono mandati gli ispettori al Galeazzi dopo che delle persone senza la terza dose sono state lasciate fuori, cosa che non è successa da nessuna parte del mondo, solo qui. Assistiamo a un dibattito se permettere alle persone di entrare al supermercato, allora, e comprare, faccio rispondere, non Lorenzin, il vestito, non la canottiera, ma comprare solo il cibo. Ma vi rendete conto? Cioè, abbiamo ancora un minimo di lucidità oppure allora, siamo sprofondati allora, nella follia vorrei totale? Sentire la sua. No, io sono molto stupita, non solo stupita, abbastanza amareggiata dal ragionamento di Borgonovi, perché un conto è criticare le misure assunte dal governo, legittimamente criticandole, è la libertà di stampa e di espressione, e a volte ci si può anche azzeccare nella critica, è sciocco chi non ascolta le critiche, chi non vede dove ci sono i problemi e cercare di risolverli. Altra cosa è legittimare apertamente, in modo netto, come ha fatto in questo momento il vice direttore di un quotidiano che esce tutti i giorni sulla stampa, attività e azioni che sono contro la legge. Questo è qualcosa di inaccettabile, questa è un'istigazione. Scusi, prima di dare delle patenti dovrebbe pensare a quello che non ha fatto lei con il piano pandemico. Io non ho dato legittimità proprio a nessuno, quindi non mi metto in bocca cosa che non ho detto. No, lei è questa trasmissione può andare. Io ho detto che la reazione uguale contraria a delle norme folli che voi state supportando. Perdonatemi, ho avuto tutto il tempo di esprimere. Vi chiedo una cortesia, è chiaro il suo ragionamento, mi dia a me la possibilità di farlo. Ma allora non mi faccia dire cose che non ho detto. Dica quello che vuole, ma non mi faccia dire cose che non ho detto. Le scuole parentali, tra l'altro, purtroppo, ne abbiamo avuto già altri esempi, quando feci io l'obbligo sulle vaccinazioni per i bambini per entrare a scuola, tra cui appunto morbillo e tutto il resto, e all'epoca sorsero esattamente con le stesse motivazioni come sorgono adesso nei boschi, devo dire, frequentate appunto, come lei diceva, Roma Nord, cioè in ambienti tutt'altro che rurali, e questo è un reato. Si va contro la legge ed è un reato. Allora, mi perdoni Lorenzin, la interrompo io perché devo andare per forza pubblicità, però torno e la faccio sicuramente concludere. Professore, lei deve andare, la ringrazio di essere stato con noi, torni presto, saluto, grazie, facciamo aggiornamenti a breve. Rimanete con noi, ovviamente. Mambo italiano, mambo italiano. Allora,
eccoci qua, devo tornare ai nostri ospiti, però è arrivato l'infallibile Sotto Corona, mi ha detto che pioveva ieri e ha piovuto, poco da fare, non si scappa con Sotto Corona. Magari fosse così. Allora, guardate dove si trovano, dove troviamo più nuvole, sulle isole maggiori, al sud, versante adriatico, un poco la pianura padana, e guardate quali erano le piogge previste per la giornata di oggi. E sono più o meno proprio in quelle zone, quindi il modello aveva, diciamo, colto bene questa situazione che vede soprattutto sul versante adriatico e al sud la possibilità di qualche pioggia appena più consistente, però oltre questo non si va. Però tenete conto che questa situazione gradualmente si attenua, perché per domani troviamo migliorato su tutto il centro, parte del sud tirrenico e qualche debole pioggia sulle, diciamo, la Puglia, in parte la Sicilia, forse in Sardegna qualcosa in più. Domenica ancora meno di queste piogge, perché diventa una giornata piuttosto tranquilla, però tenete conto che anche col sole le temperature scenderanno un poco. Farà freddino. Sotto Corona, insomma, è tutto è alla gennaio vita. Poi. Scusatemi, usciamo da un servizio che è stato, che per me era molto inquietante, una scuola parentale, Roma Nord, dentro questa scuola si fa quel che si vuole, niente mascherine, niente green pass, niente tamponi, rimangono aperti durante il lockdown, cioè insomma zero regole. Borgonovo dice, beh, è una cosa che ci può stare, perché poi le regole sono sbagliate e folli, ci può stare che ci reagisca così. Io continuo a pensare che sia un tema legato a seguire... No, non ho detto che ci può stare, Mirta, ho detto che le regole... Quando c'è una legge si rispetta, punto e basta. Dopodiché, quando le leggi cominciano a diventare folli, come quelle di cui si discute oggi, quando le norme cominciano a diventare folli, può darsi, ed è facile, che provochino reazioni folli nella popolazione. L'avevo capita diversa, mi era sembrato che giustificavi il loro comportamento. No, non sto giustificando, ma non sto giustificando, non si può giustificare, è un reato, ok? Dopodiché mi domando perché invece di insistere su queste persone che... Tanto le avete segnalate, gli arriverà qualche perquisizione, qualche cosa, e va bene. Sono anni che andiamo avanti a far vedere tutti i perfidi Novax cattivi. Dopodiché oggi stiamo discutendo, e non ne discutono in una scuola fuori di Roma, stiamo discutendo se permettere alla gente di farla cernita nel carrello delle persone. Sento a Lorenzin. Ma vedo che il vice direttore ha ammorbidito la sua linea, ne sono contenta, rimane perché il messaggio che dobbiamo dare tutti, a prescindere da come la pensiamo, è un messaggio di legalità. Se le norme non piacciono, si contestano nei luoghi appropriati, ma non si può istigare alla violazione delle normative, e soprattutto in una fase ancora come quella in cui ci troviamo adesso, di picco pandemico. Non è finito il picco, non è possibile. Però, guardi, lei mi ha fatto venire in mente con questo servizio un fatto. Quando facemmo la legge sull'obbligo, è rimasto l'obbligo vaccinale. Sarebbe anche interessante capire se in questa scuola, per esempio, si violano gli solo le vaccini. Norme, ma anche gli altri vaccini. Noi, questo è sulla regolamentazione delle scuole parentali, rimase una cosa che rimase abbastanza in sospeso, perché non si considerava numericamente neanche significativa. Oggi credo che il legislatore, e me ne farò carico insieme ai miei colleghi, debba prendere atto di quello che sta accadendo, soprattutto in piena fase pandemica, perché comunque ricordiamoci che la salute dei bambini viene prima di tutto. Così. E quindi non è che si può immaginare di fare focolai così come se niente fosse. Devo dare il benvenuto a una dottoressa, Tiziana Maniscalchi, l'abbiamo conosciuta al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, l'abbiamo intervistata prima in un servizio, poi l'ho voluta avere da ospite da me, perché aveva detto delle cose molto importanti e molto forti in quel servizio, e cioè che nella sua terapia intensiva, dove lei lavora in maniera anche, diciamo, molto faticosa, perché sono pieni zeppi, le ambulanze continuano ad andare su e giù, i Novax sono la maggioranza quasi assoluta, e quindi ha detto delle cose, insomma, dicendo: ma è possibile mai si mette a rischio la vita quella degli altri? Cioè, insomma, è stata molto dura. Questa cosa gli ha provocato una grande insulti mostruosa sui social per il solo fatto di aver detto la verità, cosa per la quale voglio dare la mia solidarietà, e sono anche molto arrabbiata, perché trovo folle che una persona che fa il lavoro di Tiziana, che quindi
salva le vite umane, viene in televisione a dire quello che vede, oltre a quello che pensa, quello che vede, venga insultata malamente sui social. Detto questo, la tengo un momento con me, perché a proposito delle regole, che onestamente io sono cresciuta con l'idea che le regole, anche quando non ti piacciono, le segui, perché è l'unico modo per vivere civilmente in una società. Ci sono tanti che le aggirano. La furbizia di questi tempi sta facendo da padrona. Guardate questo servizio, molto interessante. Leggevo l'altro giorno sui giornali di Novax che vengono con le tessere sanitarie, non loro. Sì, sì, sì. Sono anche attestati falsi, c'è di tutto. Vi è capitato? Oh, non è. Ecco l'ultimo sotterfugio dei non vaccinati per ottenere il Green Pass. Cedono la tessera sanitaria a un contagiato che con quel documento va a fare un tampone per risultare positivo e ottenere il certificato verde. Potrebbe succedere che una persona si presenti con una tessera sanitaria non sua per poter passare poi la positività a un'altra persona. Dovremmo chiedere un documento, stiamo cercando di capire come tutelarci e come cercare di risolvere questo problema. Così proviamo a capirne di più. Posso chiedervi che documenti servono? Tessera sanitaria? Quindi non serve carta d'identità? Non c'è una patente, niente che la possa distinguere. Non ci sono questi che fanno i tamponi per gli altri e iniziano a chiedere anche i documenti. Per normalmente non chiedono. L'accordo avviene su Telegram. Per capire come funziona abbiamo gettato un'esca e in pochi minuti abbiamo conosciuto Mario. Con lui finisce lì, non andiamo oltre. Che tipo di documenti servono? Perché mi hanno rubato il portafogli e io... Per testare i controlli proviamo a fare un tampone con la tessera sanitaria di una nostra complice, ovviamente vaccinata con 3 dosi. Cediamo il documento e ci accomodiamo. Tampone negativo e Green Pass ottenuto. Poi chiacchieriamo con il medico che ci svela gli espedienti dei Novax. Adesso che poi è stato liberalizzato per le scuole, diciamo, i tamponi gratuiti si presentano con dei provvedimenti, diciamo, anche falsi o delle, diciamo, delle lettere strafotocopiate, fotocopiate. Ah, e voi ve ne accorgete? Ci ho capitato parecchie volte, sicuramente ci fanno fessi, ma non ci rispondono. Beh, ci facevano fessi, li fanno ancora fessi purtroppo, anche perché è molto complicato, no? Cioè, uno dà anche proprio scontato la buona fede poi di chi va a farsi il tampone. Però questo sta avvenendo, lo dico alla Lorenzin, ma lo dico anche alla dottoressa Tiziana Maniscalchi. Insomma, c'è anche questo elemento, no? Tanta gente che prende il Green Pass perché fa finta di essere positiva, guarisce e a quel punto il gioco è fatto. Tanti. Maniscalchi, Lorenzini e poi arrivo da Maniscalchi, prego, poi da Lorenzini e poi no, arrivo. No, ma che le devo dire? Io, cioè, noi riusciamo a tenere un contesto anche di sicurezza generale con grazie anche alla capacità degli italiani che sono stati incredibilmente resilienti in questi 2 anni, tutti hanno sofferto, tutti sono angosciati, tutti hanno rispettato le norme. Guardi che gli italiani hanno aderito a queste iniziative con una capacità molto maggiore di altri paesi e anche con una consapevolezza molto maggiore. Quindi rispetto a questa grande massa di popolazione purtroppo c'è una minoranza molto esigua che non ci sta a rispettare le regole, non solo non è diciamo, non vuole farsi il tampone, non vuole vaccinarsi, ma non ci sta a rispettare le regole. E questo purtroppo rende molto complicata poi la vita per chi, come la dottoressa, deve gestire una terapia intensiva e si trova anche in situazioni molto complicate. Allora, dottoressa, ci racconta un po' qual è la situazione di questo momento al vostro pronto soccorso e perché appunto lei aveva lanciato quell'allarme, no? Vi state suicidando, perché vi suicidate così? Era questo l'allarme che lei aveva lanciato? Certo, Mirta, buongiorno e bentrovata prima di tutto. Grazie. La situazione permane ovviamente delicata perché il picco è ancora da raggiungere probabilmente, quindi noi continuiamo ad avere moltissimi pazienti. Noi siamo un osservatorio abbastanza
diciamo importante, perché essendo l'unico pronto soccorso di una città metropolitana così ampia, è chiaro che riusciamo a percepire anche quelli che sono le tendenze anche per i giorni successivi. Ed è una cosa che noi quotidianamente valutiamo. Non stiamo dicendo che ci sono solo i non vaccinati, ma che tra i non vaccinati ci sono sicuramente ancora i pazienti più gravi. Perché lei ha parlato di suicidio perché non si vaccina, dottoressa? Certo, perché a parità di condizioni, di età e di comorbidità, i pazienti non vaccinati risultano assolutamente più gravi e la mortalità è indubbiamente più elevata. Quindi è una cosa che rileviamo quotidianamente e che quindi vorremmo che non succedesse, ma soprattutto per i pazienti, ecco. Borgonovo, io questo voglio dirti, no, insomma, rispetto alle regole, sì, le regole no, alle regole del governo, poi però c'è la realtà che ci dice delle cose molto precise, perché io sì, non ho nessun dubbio che la dottoressa Maniscalchi dice quello che vede con onestà intellettuale e anche con onestà di medico, no? Ah, ma io non ho nessun dubbio, mi piacerebbe che la dottoressa dicesse anche che per il suo ospedale sono stati stanziati 4 milioni di euro per fare 40 posti letto che attualmente non sono attivi, anche se dovevano essere pronti a maggio. Questo mi risulta da inchieste giornalistiche, perché avete dei problemi con l'alimentazione del gas medicale, vero? Non ho capito, sì, l'ha detto? Sulla mortalità per patologia comparata per... No, c'entra, dottoressa, sa perché? Perché lei fa il giro delle televisioni da settimane a dire che è colpa dei Novax che intasano le terapie intensive, ma se voi avete una tensostruttura fuori è perché la regione o l'ospedale o chi per le istituzioni che avrebbero dovuto darvi i posti in terapia intensiva non ve li hanno dati. Allora sarebbe utile, ai fini della causa comune di tutti, quelli di stare meglio, che lei dicesse: sapete perché noi dobbiamo curare le persone nella tensostruttura e perché non abbiamo i posti? Non perché ci sono delle persone ammalate, ma perché chi doveva darci 40 posti letto non ce li ha dati, anche se sono stati stanziati 4 milioni di euro e noi ci abbiamo le camerine pronte con i letti. Queste sono entrambe le cose, ma non riusciamo a far arrivare il gas. È vero o non è vero? E allora, ascolti, prima di tutto è vero o non è vero? Può sostituire assolutamente la terapia intensiva. La tensostruttura serve ai codici verdi per farli scendere dalle ambulanze. Sicuramente benissimo, la tensostruttura non ha sostituito i 40 posti che invece in atto si siete dovuti arrangiare in qualche maniera. Sentiamo un momento, però, io non capisco. Ma non con la tensostruttura, che non serve assolutamente a sostituire la terapia intensiva e semi-intensiva. Cosa che invece, ovviamente, per dare risposta a tutto, abbiamo fatto, cioè gli stessi 40 posti li ha fatti la nostra azienda. La tensostruttura è un'altra cosa. E poi dico quello che io ho sempre detto. Ce li avete attivi o no questi 40 posti? Ma noi abbiamo sicuramente attivi dei posti che sono stati attivati anche nonostante alcuni non siano stati già consegnati. Ma noi abbiamo una terapia intensiva. Quindi non avete i posti consegnati che dovevano consegnarvi a maggio perché non vi arriva il gas medicale, giusto? Io penso che la dottoressa è d'accordo sul fatto che la sanità ha bisogno di più investimenti. Non credo che lei sia convinta. No, ma il punto è il suo ospedale. Cioè, io le ho dato delle cose che lei mi può dire se sono vere o false, perché sono usciti dei servizi giornalistici. Visto che lei va in giro da settimane a inveire contro una parte della popolazione e tutti contribuite a questa bella cosa per cui è tutto colpa dei Novax, i quali fra un po' non potranno neanche andare in costa a ritirare la pensione, mi dica: è più grave che non le abbiano dato i posti in terapia intensiva anche se c'erano i soldi per farli, o è più grave che uno si ammali perché magari ha pure due dosi e finisce lo stesso in terapia intensiva? No, me lo spieghi. Perché forse dovremmo cominciare a fare un ordine di priorità. La sua domanda non c'è una correlazione con quello che io ho detto. Prima di tutto io non ho mai inveito e non le permetto di dire che io inveisco. E continua a dire sempre colpa di questi che... alla vaccinazione. Non ho mai inveito, non ho mai chiamato un solo paziente Novax, non ho mai inveito. Ho sempre esortato alla vaccinazione, perché l'evidenza sia scientifica che personale è che i non vaccinati, benissimo, a parità di condizioni sono più gravi. Non ho mai invito, non ho mai detto che è colpa dei non vaccinati. Mai. Però sta facendo passare l'idea che se i non vaccinati non ci fossero, allora sarebbe meglio per tutti. E questo sa cosa ha provocato? Ha provocato l'approvazione o la discussione di norme folli come quelle di cui stiamo parlando questa mattina.
Capisce? Ma perché qui continuiamo a evitare i problemi veri e concentrarci sulle norme. Mi pare un po' troppo. No. Allora, fa il medico, vi posso garantire che fa una vita d'inferno. Lavora in un pronto soccorso, non credo abbia responsabilità per le norme che il governo decide di varare. Onestamente, mi sento di stradifendere Tiziana Maniscalchi. Stradifendere. Lorenzin, prego. No, ma io vorrei dire questo. Se dovessi darmi i posti, sarebbe meglio. Un istante, allora, Lorenzin. Voglio dire questo, noi non possiamo neanche mistificare la realtà, cioè in questo momento, come in tutte le fasi di picco di questa pandemia, da quando è cominciata, tutte le strutture ospedaliere italiane sono sotto stress, anche quelle che sono state potenziate, anche quelle che hanno avuto più posti letto in terapia intensiva, per vari motivi, innanzitutto perché tutto l'ospedale, tutto, anche chi si occupa di chirurgia, di gastroenterologia, di cardiologia, cambia il modo di lavorare, perché entri in una situazione di stress dovuta dall'affluenza massiva di persone positive infettate dentro l'ospedale. Allora, non devo correre in pubblicità. Perché noi abbiamo 8-9 posti in terapia intensiva per 100.000 abitanti e la Germania 33? Ordinaria. Io in questi giorni purtroppo sto andando a dare l'ultimo saluto ad amici e ad amiche che sono morti di altre patologie, che sicuramente sono state curate in questi due anni, ma che non sono state curate come avrebbero state dovuto. Curate. Allora, devo correre in pubblicità, perdonatemi, la professoressa dottoressa Maniscalchi non inveisce, ve lo posso assicurare, e adesso vi faccio vedere, quando torniamo, un filmato molto divertente, ma anche molto amaro, sul rapporto tra i Novax e i medici, gli infermieri, i farmacisti, fra pochissimo. Mambo, buongiorno. Buongiorno. Fate i vaccini qua? Certo, vuole prenotarsi? Forza, mica scemo, io mica mi vaccino. Io voglio informarmi, voglio dirlo a tutti. Adesso lei, che sono ministra del vaccino, mi dice che cosa c'è dentro. Vuole sapere cosa c'è dentro? Voglio sapere cosa c'è dentro. Antiossidanti. Antiossidanti, certo. Stabilizzanti. Stabilizzanti, tipo? Polifosfati, di fosfati. Polifosfati, è veleno quello, ma sappiamo. Destrosio. Destrosio? C'è il destrosio nel vaccino, capito? E lo stesso delle antenne 5G, il destrosio. E ritorbato di sodio anche. Gente è morta male per il ritorbato di sodio. E tracce di cadaveri, di animali morti. Vergognatevi, non è medicina, è magia nera, è tutto dentro il vaccino. No, nell'hot dog che sta mangiando. Vuole che le dica anche cosa c'è nella Coca-Cola? Non fatevi prendere per il culo. Si prendono per il culo.